Buon pomeriggio, buona domenica amici telespettatori, 14:33 in questo istante sono già iniziate le partite per quanto concerne i campionati dilettantistici che seguiremo questo pomeriggio per appunto la 22esima puntata di Domenica in Campo in onda su Telemia, sul canale 85 del Digitale Terrestre e poi sulle frequenze di Radio Siderno La Cometa, oltre che sul nostro portale telemia.it e sui social alle pagine Telemia, Telemia la TV ed Eco della Locride. Oggi importanti sia per il Roccella che per la Cittanovese, anche per la Palmese, ma abbiamo il campo principale che oggi è il Tupparello di Acireale, dove c'è Raffaele Musumeci che sta seguendo. Acireale, Roccella, a te la linea. Raffaele, buona domenica. Buongiorno e buona domenica, siamo collegati dallo stadio Aci e Galatea. Da pochi giorni è stato denominato ufficialmente così lo stadio, il campo sportivo di Acireale, per seguire la gara tra Acireale e Roccella. Obiettivi diversi tra le due squadre, entrambe di colori granata, ma oggi la Cireale per dovere di ospitalità giocherà in maglia bianca, il Roccella con la consueta casacca amaranto. Quindi dicevamo obiettivi opposti di classifica, la Cireale deve vincere per consolidarsi nella zona playoff, dove è rientrato nonostante una sconfitta a tavolino e 4 punti di penalizzazione che avrebbero raccontato un campionato diverso per l'11 allenato da mister Pagana. Invece il Roccella, terz'ultimo in classifica, sgomita per evitare la retrocessione diretta, difficile che possa salvarsi ormai direttamente, sono troppi i punti di distacco dal Corigliano. Invece appunto sta cercando di mantenersi in zona play out. Rapidamente andiamo a dare le formazioni. Acireale in campo con Pitarresi, Cannino e Silvestri, Bassi, Dibe e Ciccignano, Savanarola, Ottovale, Fazio, Rizzo e Wattara. In panchina con mister Pagana ci sono Saluzzo, Barcio e De Felice, Mansueto, Orlando e Raucci, il polacco Tinel, Nania e Barbagallo. Di fronte per la squadra allenata da mister Galati, col numero 1 Scuffia, poi Mbaye, Malerba e Suraci. Malerba, lo ricordiamo, autore del gol con cui il Roccella vinse 1-0 all'andata. Poi Liviera, Zuggiani, Colucci e Camara, Faiello, Coris, Levecque ed Acic. In panchina appunto con mister Galati, Margherito, Gioia, Ritano, il nuovo acquisto Perkovic, poi Bazzarelli, Olivello, Pascuzzi, Pietanesi e Stangare. Arbitra il signor Matteo Frosi di Treviglio, assistito da Papa di Chieti e Timeo di Michelino. Squadre già in campo, ma ancora non è stato dato il calcio d'avvio. Se non avete altre domande posso tornare da lì allo spicci, risentiamo quando la partita sarà iniziata. Grazie a Raffaele Musumeci, quindi 0-0, partita che sta per iniziare con questo risultato, chiaramente così come in tutti i campi. Intanto vi ricordo che oggi avremo collegato il campo di Locri per Locri Paolana in diretta, vedremo anche qualche immagine e in Serie A c'è il risultato finale dell'anticipo che ha visto l'Udinese pareggiare in casa contro il Verona per 0-0, alle 15 Sampdoria-Fiorentina, Sassuolo-Parma-Juventus-Brescia, alle 18 Cagliari-Napoli in vista del big match di questa sera tra la Lazio e l'Inter, una partita questa chiaramente molto importante anche per gli sviluppi della classifica. E in Serie B ricordo che il Crotone ha perso ieri 3-2 sul campo della Juve Stabia, mentre il Cosenza ha vinto 3-0 sul campo del Livorno, Cosenza che in settimana è stato affidato a Bepi Pillon. In Serie C seguiremo questo pomeriggio anche la partita della Regina impegnata sul campo del Catania, anche questa una partita importantissima per l'attuale capolista della Serie C che mira ovviamente ad allungare la striscia di risultati positivi. Andiamo a Castrovillari, Fabrizio Frasca per Castrovillari Marsala, buona domenica a te. Sì, buona domenica anche a voi, siamo qui allo stadio Mimmorelli di Castrovillari per seguire Castrovillari Marsala, gara valida per la 24esima giornata del girone di Serie D. Castrovillari è reduce dalla roboante vittoria per 5-1 contro il Troina, in misura si è sbarazzato della CR Messina invece il Marsala. La partita è cominciata da 1 minuto e 12 secondi, andiamo con la lettura delle formazioni in campo per Sasan Marra che guida il Castrovillari, c'è Zagari in porta, difesa a 4 con Graziano a sinistra, Pone e Mattei centrali, Barilaro a destra, e Zagari tracca diretta perché c'è l'attacco del Marsala con il numero 11 che prova a colpire col destro in area di rigore dopo che si è involato verso la porta. Disattenzione difensiva del Castrovillari che ha perso palla in zona centrale del campo, poi si è distinto ottimamente il portiere classe 2001 Zagari, quindi si riparte con la rimessa da fondo per il Castrovillari.
continuiamo con le formazioni in campo, quindi ripetiamo la difesa della formazione di Sosa Marra, Graziano, Vone, Mattei e Barillaro, a centrocampo Miocchi in cabina di regia, le due mezzali sono Cangemi e il numero 8 Mattias Di Battista, poi sulla tre quarti Gagliardi, mentre il tandem offensivo sarà Guarracino alla ragione. Per il Marsala, Russo in porta, Rizzo, Monteleone, Monturi e Locascio in difesa, la Verdera e Ferchi, Chichi a centrocampo, Castroilli, Candiano e Maiorano sulla tre quarti e Mascari unico riferimento in attacco. Quindi siamo giunti al secondo minuto del primo tempo, temperatura gradevole qui al Mimorende, discreta presenza dei tifosi del Marsala, circa una ventina. Il Castrella riamministra in questo momento il possesso di palla con Bona che cerca di impostare un'azione offensiva in orizzontale per Mattei, tratta sulla destra Barilaro, lo vede Mattei, lo serve con un perfetto lancio intercettato dal numero 23 del Marsala. Abbiamo qualche difficoltà a riconoscere i calciatori della squadra ospite perché c'è qualche errore sulla distinta, visto che ci sono numeri personalizzati della formazione azzurra. Comunque, terzo minuto del primo tempo, linea allo studio quando siamo 0-0 ovviamente. Grazie a Fabrizio Frasca. Allora, con la grafica andiamo a vedere le partite previste per la giornata del campionato di Serie D: Acireale Roccella, CR Messina Cittanovese, Castrovilla Rimarsala, Giuliano FC Messina, Nola Corigliano, Palermo Biancavilla, Palmese San Tommaso, Savoia Licata e Troina Marina di Ragusa. In attesa di perfezionare il collegamento con gli altri campi, vediamo anche il quadro dell'Eccellenza, dove ieri si è disputato l'anticipo che ha visto la vice capolista Reggio Mediterranea andare a vincere sul campo della Vigor Lamezia per 2-0. Oggi Soriano Gallico Catona, Trebisacce Sersale, Bocale San Luca, che seguiremo chiaramente con il nostro Domenico Geria, Bovarinese Morrone, che seguiremo con Ovidio Italiano, Cotronei Scalea, Isola Caporizzuto San Biase e Locri Paolana, che seguiremo con le immagini di Stefano Marre e il commento di Pino Gagliano. In promozione, 22esima giornata, ieri ci sono stati diversi anticipi: Brancaleone Monasterace è finita 2-0, Archi Bagnarese 3-0, San Giorgio Ludos Ravagnese 0-2, Sporting Catanzaro Lido Gioiosa Ionica 0-2. Oggi in campo Africo Melicucco Stilese Gioiese, che seguiremo con Franco Vetrano, mentre Africo Melicucco la seguiremo con Davide Palamara, Ionica Mammola Villese, Rombiolese Filogaso, che è il derby del Vibonese, che seguiremo con Michela Ferraro. Tutti i collegamenti dai campi, vi abbiamo dato anche i risultati in attesa del fischio iniziale anche della capolista Palermo nel Serie D, nel campionato di Serie D che inizierà alle 15, come ci ha spiegato poco fa Roberta Mannino. Andiamo ora a Messina, dove c'è Edoardo Proto, scontro tra giallorossi, ACR Messina contro Cittanovese. A te Edoardo, buona domenica. Sì, buona domenica a tutti i telespettatori. Siamo al quinto minuto qui allo stadio Franco Scoglio di Messina, le squadre sono risultate di 0-0. Poco fa Messina vicinissima al gol del vantaggio, c'è stato un'azione di Cucitti, palla in mezzo, salvataggio di Lavilla e calcio d'angolo, successivamente calcio d'angolo battuto sempre da Cucitti, la palla arriva alla prendi e strepitosa è stata la parata di portiere la terra da 19 e il pallone è andato in calcio d'angolo, successivamente calcio d'angolo che è stato appena battuto, ancora Messina vicino al vantaggio, ma questa volta la palla è andata al lato di Popo. Vi do lettura delle formazioni che sono scese in campo: la Cittanovese con Latella, Lavilla, Costa, Sessa, Cordova, Gianci, Giaimo, Amato, Cacorri, Tripicchio e Paviglianini. Per il Messina invece sono scesi in campo Avella, De Maio, Barbera, Danza, Emiliano, Bruno, Arcidiacono, Lavrendi, Rossetti, Crucitti e Buono. L'arbitro dell'incontro è la signora Ilaria Bianchini della sezione di Terni, coadiuvate dai signori Damiani e Bruno della sezione di Sondrio. Ecco le squadre, adesso siamo un po' all'azione diretta, Tripicchio gira palla per il compagno dall'altra parte, ma la perde la Cittanovese e parte il Messina in contropiede, questa palla vediamo se riesce a arrivarci, no, la palla termina sul fondo, quindi si ripartirà con un calcio di rinvio a favore della Cittanovese. Quando siamo al settimo minuto di gioco qui alla Franco Scoglio di Messina,
ACR Messina 0, circa 9-0. Grazie Edoardo Proto, andiamo allora a verificare quanto sta accadendo nel campionato di eccellenza, vediamo se ci giungono le immagini dallo stadio comunale di Locri, il Barone Macri, dove ci dovrebbe essere il nostro Stefano Marra con Pino Gagliano, mi dicono dalla regia di temporeggiare un attimo, intanto per ciò che riguarda gli altri campionati, verifichiamo, iniziata la partita anche della Vibonese che giocherà questo pomeriggio in casa, una partita molto importante contro la Viterbese Castrense, 1-0 in questo momento della Vibonese ha realizzato Bernardotto, quindi Vibonese 1, Viterbese 0, partita che si sblocca, vi dicevo anche per ciò che riguarda il campionato di Serie A che ci sarà questa sfida questa sera molto importante per la classifica tra la Lazio e l'Inter. Andiamo a Locri da Pino Gagliano, collegamento telefonico per Locri Paolana, a te Pino. Sì, buon pomeriggio dalla Macri di Locri, 9:40 sul cronometro, Locri 0, Paolana 0, fino in porta 0 e rettangolo d'area di rigore appena praticato dai 20 contendenti che stanno affrontando, 20 scuse portiere ovviamente sono attenzione adesso però alla Paolana, oh niente, fuori gioco da parte di Perciamontana, ti dicevo i 20 che giocano da tre quarti a tre quarti, nulla è accaduto al momento, le formazioni Locri, Franza, Aquino, Bertini, Zampaglione, Sposato, Craina, Pavasuli, Romeo, Foti, Daric, Todaro, la Paolana con Locisano, Gaccione, Gallo, Correro, Pepe, Pilotta, Grosso, Gaudio, Percia, Montana, De Chiara, Gasperini, 22esimo turno, non è accaduto nulla, bella giornata, si fa per dire primaverile, circa 200 gli spettatori lato Ardore, una ventina lato Marina di Gioiosa Ionica, con credo una decina di al seguito addetti ai lavori della Paolana. Non è accaduto nulla, ma già trascorsi 10:50 all'Opi. Tra Locri e Paolana e sempre 0-0 a Piantonio. Grazie, grazie Pino Gagliani, in attesa di avere anche queste immagini dal comunale di Locri, andiamo avanti con la nostra trasmissione, si segna con il contagocce praticamente in questi minuti iniziali, in nessun campo sia della Serie D che dell'eccellenza sono arrivate marcature e allora io direi, se la regia è d'accordo, di andare a Bocale dove c'è questo derby tutto regino tra il Bocale di Pippo La Face e il San Luca, San Luca capolista nel campionato di eccellenza che cerca ovviamente di conquistare l'intera posta per mantenere a debita distanza la Reggio Med che vi ricordo ieri nell'anticipo ha battuto al Dippolito la Vigor Lamezia per 2-0, quindi è fondamentale per il San Luca riuscire a centrare anche oggi la vittoria dopo che la stessa squadra 8 giorni fa pareggiò proprio al comunale contro il San Luca. C'è il collegamento con Domenico Geria, intanto vediamo il gol del Roccella. Gol del Roccella sul campo della Cireale, tra poco ci faremo descrivere il gol, quindi cambia il risultato allo stadio Acese con il Roccella che si porta subito in vantaggio. C'è Domenico Geria per Bocale San Luca, match clou di questa giornata, a te Domenico. Si gioca il 12esimo minuto, sempre 0-0, al Semicano, un tipo di 60 da parte di tutti del Salmiga in questo avvio di partita che vede le altre squadre arrembanti da una parte e dall'altra, nel totale sta dimostrando di non avere alcun timore reverenziale, infatti le due migliori chance finora, se così ci possiamo chiamare, sono proprio state di marca Bianco Rosso, sale il tipo della capolista dei tantissimi tifosi a seguito della squadra così in campo, ricordiamolo, con San Luca, con Caiocolo, Massile, Tito, Siano, Maglia, Tassoli, Romero, Massimo, Lazzarini, Salve, Catania, Bocale con Parisi, Megale, Brancati, Guerriti, Poici, Moci, Secondi, Favasuli, Acciaval, Etevenò e Formaci. Calcio di punizione guadagnato dalla formazione ospite, siamo a circa 40 metri dalla porta, difficilmente sentirà la battuta in porta, ma sono pronte a scattare le torri. La finta, pallone messo in mezzo, allontanato di destra da Formaci, cerca di allontanare il pallone il Bocale, lo rimette in mezzo di Salvo. Del fuori gioco, ignorato il fuori gioco tra le proteste del pubblico, l'assistente del signor Cassano Di Chiavi però alza la bandierina e ferma il gioco, mentre si dipenderà con un calcio di punizione in favore della formazione di La Face, pronto a battere questo piazzato dall'area di rigore propria il portiere Parisi,
si attende il testamento dei compagni, tra i quali ricordiamolo anche il rientrante il capitano Leo Secondi, dopo tre turni di squalifica torna a dare una mano importantissima ai suoi. Inizione battuta da Parisi a cercare proprio Secondi, duello aereo di testa con Nassiano, recupera Formaci, recupera la rete Veno in seconda battuta, apre testa su Formaci, prestato alle spalle da Martino, si trascina il pallone in fallo laterale, dunque rimessa in favore della catonista, che può tentare una nuova sfida offensiva. Diciamo, siamo sempre sullo 0-0. Bene, allora possiamo riprendere la linea dallo studio 0-0 a Bocale, tra Bocale e San Luca. Allora io direi di andare direttamente ad Acireale, vediamo se riusciamo ad avere questo collegamento, dopodiché ci collegheremo anche con Bovalino, dove la Bovalinese sta giocando in casa una partita molto importante per la sua classifica. Questa domenica sicuramente non può sbagliare il team di Pannarello, deve assolutamente cercare di battere la Morrone, una gara questa davvero importante, quasi decisiva per le sorti della stagione. Bovalinese che è impegnato ovviamente a lasciare quantomeno l'ultimo posto in classifica che porta alla retrocessione diretta, posizionarsi in zona play-out. Ma andiamo direttamente ad Acireale, Raffaele Musumeci, è cambiato il risultato? Il risultato è cambiato, il Roccella si è portato in vantaggio grazie al calcio di rigore realizzato da Coris all'ottavo minuto, vantaggio fino a questo momento meritato dal Roccella, che ha fatto vedere qualcosa in più del Acireale, addirittura pochi minuti prima del penalty in favore degli Amaranto di Calabria. Il giocatore con la maglia numero 11 Acci, che era stato liberato molto bene sulla lato sinistro dell'area di rigore, in diagonale aveva chiamato Pitarrese alla resistenza in calcio d'angolo, e poi dal calcio d'angolo una mischia in aria con la palla che era finita in rete, ma gol annullato per un fallo in attacco dei giocatori Amaranto. Sulla punizione battuta della Cirale, poi granata di casa, hanno perso palla e la palla appunto è arrivata in area di rigore ancora ad Acci, che è stato steso da Cannino, indiscutibile la massima punizione, pochi dubbi da parte dell'arbitro, il signor Frosi di Treviglio. Calcio di rigore che il giocatore in maglia numero 9 Coris ha realizzato schiattando il numero 1 della Cireale. Adesso ancora il Roccella in avanti, la palla persa però dai giocatori calabresi. Allora la Cireale che può ripartire con la maglia verso Fazio, Fazio solo contro tre avversari, cerca di saltare una pesante, si trattava di Savanarola. Adesso Fazio che salta un uomo in dribbling, non il secondo che lo ferma, allora può ripartire l'Edeque, ma c'è fallo su Fazio. Ricordiamo un talentuoso ragazzo in classe 2002, però per il direttore di gara è stato proprio lui a commettere il fallo, quindi la calcio di punizione non è in favore della Cireale ma in favore della Roccella, scelta doppiamente discutibile da parte del direttore di gara, perché la palla era rimasta tra i piedi dei giocatori della Roccella, quindi c'era anzi la possibilità per la formazione calabrese di farla partire un contropiede. Quindi ha di fatto fermato un'azione d'attacco per il Roccella per far retrocedere il pallone di una dozzina di metri e concedere un calcio di punizione che adesso il portiere Scuffia rilancia verso le zone d'attacco della formazione ospite. Però la Cireale recupera il pallone, Savanarola lo gestisce, lo serve indietro verso il giocatore in maglia numero 2 Cannino, autore del fallo da rigore che ha consentito alla Roccella di portarsi in vantaggio. Palla scodellata dalle parti di Ritto, ottimo il suo passaggio al volo verso un compagno che gli ritorna un pallone un po' lungo, Ritto lo recupera, solo pericoloso secondo il direttore di gara, sentite le proteste del Tupparello e calcio di punizione ancora per il Roccella. Quando siamo arrivati al quarto d'ora, passato da un pezzo, il quarto d'ora qui allo stadio Acci e Galatea, e il risultato è Acireale 0, Roccella 1, e fino a questo momento l'Acireale si è visto molto poco dalle parti di Scuffia. Ok, grazie Raffaele. Ricordiamo rapidamente soltanto da aggiungere una cosa, Acireale che gioca con una formazione molto rimaneggiata, assenti per infortunio, per problemi di salute, qualcuno ha preferito citante, il difensore Orlando, i difensori Orlando e Mauceri, e quindi questo si sta un pochino ripercuotendo anche sugli assenti in campo della formazione di casa. 0-1 quindi qui alla Cireale, ma attenzione perché c'è una conclusione della Roccella, palla alta che sul fondo, e quindi Pitarrese che potrà andare alla rimessa.
0-1 all'ACE Galatea, linea che può tornare allo studio. Grazie, grazie, quindi Roccella in vantaggio con il calcio di rigore trasformato da Coris, 14:52, andiamo ancora avanti in attesa che inizi anche la partita del Palermo, vi ricordo che siete in diretta televisiva sul canale 85 per tutta la regione Calabria di Telemia, sul portale internet telemia.it dove potrete trovare già tutti gli aggiornamenti con i risultati e le classifiche, e poi per quanto concerne i social, alle pagine Telemia, Telemia la TV ed Eco della Locride, oltre che sulle frequenze di Radio Siderno La Cometa sui 103.5-92. Andiamo a Messina, c'è stato il gol dei padroni di casa, è vero Edoardo Proto? Sì, siamo al 17esimo minuto, 1-0 per il CR Messina, il gol è stato segnato al 13esimo dal numero 9 Mattia Rossetti, che ha approfittato di una palla messa in mezzo dal compagno, girato a spalle alla porta, si è girato, ha calciato con il tetto e ha battuto imparabilmente il portiere da terra della Cittanovese per il gol del vantaggio del Messina. Cittanovese che era andata vicina al vantaggio 5 minuti prima del gol del vantaggio del Messina, con una splendida azione eseguita da Giaimo, che ha lanciato palla su Paviglianiti, ma lo stesso Paviglianiti in finale di rigore è stato anticipato da un avversario e che ha messo palla in calcio d'angolo, conseguente calcio d'angolo non ha sortito punte, in quanto la difesa del Messina è stata brava a passare la palla. Adesso il gioco riparte da un rinvio effettuato dal portiere del Messina, che ha appoggiato ai compagni e la palla scocciona nella difesa del Messina, la fanno girare i tre difensori del Messina, e ora palla sulla fascia di sinistra d'attacco del Messina, palla torna ancora indietro e va nella parte ai difensori centrali del Messina, che stanno tentando quindi di impostare una nuova azione. Siamo quindi al 19esimo minuto di gioco qui a San Coscoglio di Messina, ACR Messina 1, Cittanovese 0. Grazie, grazie Edoardo Proto, vediamo se riusciamo ad avere questo collegamento con Bovalino per la Bovalinese che sta affrontando la Morrone, dovrebbe esserci Ovidio Italiano, vediamo se la nostra regia riuscirà a mettersi in collegamento con il nostro corrispondente, intanto diamo uno sguardo a quanto sta accadendo ovviamente nei campionati dilettantistici, che sono quelli che ci interessano di più, in attesa anche delle partite della massima serie dove ci saranno alcuni incontri importanti anche in questo caso per la classifica. Intanto in Serie D si è segnato solamente ad Acireale con il Roccella in vantaggio sull'Acireale, e a Messina dove peraltro sono di scena le due regine che ci interessano più da vicino, Roccella e Cittanovese, Cittanovese che sta perdendo per 1-0 il gol dei Paloritani che è stato di Rossetti. Intanto c'è da registrare anche che la società giallorossa del Messina ha sollevato dall'incarico Karel Zeman in settimana ed ha affidato la conduzione tecnica ad Andrea Pensabene, che è stato anche un ex calciatore del Siderno, comunque un tecnico navigato in queste categorie. Vedremo se il tecnico di Trapani riuscirà a risollevare le sorti del Messina ACR, che sta cercando di inserirsi in zona playoff anche per cercare di dare un senso a questa stagione, visto che ai nastri di partenza era indicata come una delle favorite per la vittoria finale. Intanto in eccellenza c'è il vantaggio della Morrone sul campo della Bovalinese. Ovidio Italiano, buona domenica, ci puoi aggiornare su questa partita? Buona domenica a tutti quanti. Sì, qui a Cartisano, a Bovalino, siamo al 21esimo del primo tempo. Le due squadre si stanno fronteggiando con dico che formazioni se sì. Non avete nulla incontrato. No, vai, vai, vai pure. Il Bovalinese schiera Stiglitano, Freipaga, Alvaro, D'Amato, Precanica, Mangaviti, Giorgi, Cavallaro, Crucitti, Vita, Scurti e Virgara. Dall'altra parte la Morrone sta schierando Banca, Mazzei, Bruno, De Luca, Dacri, Casella, Gardamone, Misuri, Azzinnaro, Trombino, Gueglie. Al momento siamo al 22esimo, la partita si sta prospettando una partita molto combattuta, due occasioni per parte, la Bovalinese non è stata brava a concretizzare un'occasione molto ottima, molto eccellente dal punto di vista proprio dell'occasione che si è presentata, perché solo davanti al portiere
quasi a partire a terra, il giocatore Alvaro ha sbagliato da 2 metri il gol fatto, mentre dall'altra parte sulla ripartenza il Morrone subisce un fallo in area di rigore del capovallinese, riceve un calcio di rigore che è stato trasformato poi da Gennaro al 10° minuto. Quindi ribadisco, al 22° in questo istante Castisano, siamo su 1-0 per la Morrone. Grazie video italiano, quindi 1-0 per la Morrone sul campo della Bovarinese. Se la regia è d'accordo, andrei a Monasterace, dove c'è la capolista stilese che sta giocando contro la Gioiese. Una settimana travagliata questa per la squadra della Piana, che ha trovato solamente in ultimo le garanzie e gli stimoli per potersi recare a Stiro e concludere così questo campionato. La Stirese è forte del suo vantaggio in classifica, lo ricordiamo, però c'è da dire che il Gioiosa sta tenendo botta. Ieri la squadra di mister Logozzo è andata a vincere sul campo dello Sporting ad Anzalo Lido per 2-0 e qui c'è l'obbligo oggi per la Stirese di ribattere per evitare ancora la perdita di altri punti che potrebbero pesare e non poco in occasione dello scontro diretto che dovrebbe disputarsi da qui a qualche domenica. Mi dicono dalla regia che non c'è il collegamento con Franco Vetrano, però dovremmo avere sul gruppo delle immagini di questa partita, magari se riusciamo a metterle in sovrimpressione, così diamo anche idea ai nostri amici che ci stanno seguendo da casa in quale clima si sta disputando questa partita. Stirese e Gioiese, vi dicevo, c'è da ricordare che la Stirese praticamente ha perso solamente qui a Roccella contro il Gioiosa, ha disputato davvero un grande girone d'andata. Ecco, vediamo queste immagini, Stirese che è molto seguita anche dal pubblico di casa, come possiamo vedere dalle immagini, non può contare sul Mesiti, sul suo terreno amico, ma sta disputando tutte le partite interne sul campo di Monasterace. Eccola in possesso palla qui la squadra di Alessandro Caridi contro una Gioiese, vi dicevo, che soprattutto nell'ultimo periodo sta dimostrando di poter ottenere una salvezza tranquilla, forte anche di un nugolo di atleti argentini che si stanno disimpegnando davvero bene in questa tormentata stagione calcistica. Andiamo ancora avanti con la nostra trasmissione Domenica in Campo, sono le 14.59, c'è la prima incombenza commerciale e noi ne approfittiamo per mandarla subito in onda. Ci ritroveremo tra pochissimi istanti sempre qui in diretta su Telemia. Regia. Alle crociere più intriganti. Gira il mondo con Full Travel Service. Full Travel è anche servizio navetta da e per gli aeroporti e stazioni. Noleggio auto, moto e minibus. Full Travel in via Cesare Battisti a Siderno. E da oggi anche al centro commerciale La Gru. Ma ci trovi anche su fulltravelservice.it e sui social. Full Travel Service. In viaggio con i tuoi desideri. Dal 1985 Edil Merici ti accoglie nel mondo della casa, dalla progettazione alla realizzazione. Un viaggio che segue l'opera in tutte le sue fasi, dalla struttura grezza alle rifiniture, fino al design d'arredo. La trentennale esperienza del personale guida il cliente nelle scelte a lui più vantaggiose. Crediamo che la personalizzazione sia la chiave di successo. Ogni progetto è il risultato di scelte su misura, sempre in linea con il budget del committente. La nostra sala mostra non è solo esposizione, ma un laboratorio di idee, progetti e soluzioni, affiancato da un'accurata consulenza professionale in grado di farti vivere in anteprima 3D la bellezza dei tuoi spazi. Siamo più di 25 persone e condividiamo ogni giorno lo stesso obiettivo,
Siamo imprenditori, tecnici, consulenti, designer, ma prima di tutto siamo persone che parlano ad altre persone cuore a cuore. Uniamo funzionalità, design e benessere per creare un nuovo concetto di casa, la tua casa. www.edilmerici.it. Contrada Merici, Locri, Reggio Calabria. Info 0964 23 51 72. Abbiamo puntato tutto sul futuro dei nostri figli, per lasciare loro un mondo più pulito e vivibile. Un mondo in cui possano crescere i loro figli serenamente. Siamo ottimisti per natura e nella natura cerchiamo le risposte alla domanda di sostenibilità. Temi Energy. Il futuro è oggi. Caracciolo, stufe e camini, il sole dentro casa, calore, eleganza e risparmio grazie ai bassi consumi dell'esclusivo sistema Labirinto per il rilascio lento del calore. Modelli capaci di soddisfare le esigenze di tutte le famiglie per un calore perfetto su misura d'ambiente o d'arredamento. Caracciolo, stufe e camini lo trovi a Grotteria Mare sulla strada statale 106. Eccoci nuovamente in diretta, amici telespettatori, per questa parte nuova di Domenica in Campo, 22esima puntata, partite che sono già iniziate in molti casi alle 14.30. Io direi di ricapitolare un po' tutta la situazione. In Serie D ha segnato il Roccella sul campo della Cireale, sta conducendo per 1-0, ha segnato il Messina sul campo della Città Novese per 1-0. In Eccellenza vantaggio del Soriano sul campo del Gallico Catone per 1-0 e quello della Morrone sul campo della Bovarinese. In promozione girone B c'è in questo momento un netto vantaggio della formazione del Mammola sulla Villese che comunque no, vediamo un attimino, sta vincendo 2-0 la Villese sul campo del Mammola. Comunque tra non molto vi daremo l'aggiornamento anche per ciò che riguarda questa partita. Allora, se la regia è pronta, direi di andare dopo. Vediamo un attimino se riusciamo a collegarci con Roberta Mannino per quanto riguarda la partita del Palermo. Palermo che deve assolutamente vincere questa domenica per consolidare la sua posizione in classifica. Intanto vi diciamo che per quanto riguarda il campionato di promozione abbiamo sempre un risultato di sostanziale parità sul campo del Mammola, ma tra poco ci collegheremo per verificare anche questo parziale. C'è regia il collegamento, e allora andiamo con intanto stanno per iniziare in Serie A anche le partite. C'è Roberta Mannino, Palermo Biancavilla. A te Roberta. Buon pomeriggio e buona domenica allo stadio Renzo Barbera, dove si stanno affrontando Palermo e Biancavilla. La partita è cominciata da pochissimi minuti, quindi ecco le formazioni ufficiali. Palermo in campo con Pelagotti, Accardi, Crivello, Peretti, Vaccaro, Lanzella, Martin, Martinelli, Felici, Cuzzini e Floriano. Il Biancavilla del grande ex del Catania, Beppe Mascara, è in campo con Genovese, Longo, Guarnera, Guerci, De Caro, Bonaccorsi, Graziano, Maiorano, Rosselli, Lucarelli e Aloia. Vi segnalo già un calcio d'angolo del Palermo che tuttavia non ha portato a nessuna conclusione in porta. Quindi sempre ovviamente il Palermo in possesso palla. Ci sono assenze, Roberta, questa domenica?
così non lo sento. Ci sono assenze nel Palermo questa domenica oppure? Questa domenica assente la Pintini in difesa, squalificato perché è stato espulso domenica scorsa contro la Città Novese. Bene, allora ci sentiremo più tardi per quanto concerne il collegamento. Intanto c'è il gol del Castrovillari al 28esimo, gol di Cangemi, come ci segnala Fabrizio Frasca, quindi Castrovillari in vantaggio. Partita questa importante anche per il Castrovillari ovviamente. E allora vediamo se riusciamo a collegarci nuovamente con Pino Gagliano, con Locri regia, perché è campo abbastanza importante anche questo di Locri questa domenica, una giornata davvero decisiva per il team di Scorrano, che reduce, lo ricordiamo, da una penalizzazione di 3 punti, ma anche reduce dalla vittoria convincente nel derby contro la Bovarinese. Oggi è chiamato a bissare contro una Paulana che ultimamente sta ottenendo però degli ottimi risultati in questo campionato, per cui è davvero una sfida importante. Con c'è Fabrizio Frasca, Castrovillari Marsala, a te Fabrizio. Sì, botta e risposta in questo primo tempo quando siamo giunti al 31esimo della prima frazione, 1-1 il punteggio al gol segnato di testa su cross di Facundo Graziano, perfetto inserimento di Cangemi che firma l'1-0 al 28esimo, poi la risposta 2 minuti dopo, pennellata perfetta su punizione di Candiano dai 22 metri, la palla si insacca sotto il 7, nulla ha potuto Giagari che ci è arrivato con le mani, però non è riuscito a deviare la palla fuori dallo specchio, quindi parziale sull'1-1, gara molto equilibrata, diciamo che il Castrovillari ha mantenuto per questi 32 minuti il possesso palla, ma è stato fino al gol un possesso palla sterile che non ha creato altre occasioni a quella del gol, mentre il Marsala ha giocato di rimessa. Attenzione, scusate, fatto il Castrovillari che è fuori gioco sulla sinistra, che era inserito la ragione, fuori gioco, quindi nulla ha potuto appunto il calciatore numero 11 del Castrovillari che si era inserito sulla sinistra, sulla fascia sinistra. Attenzione, si accende una piccola mischia a centrocampo per la decisione del guardialinea, sembrava essere in posizione regolare dalla nostra postazione il numero 11 del Castrovillari, intanto qui scattano 2 ammonizioni dell'arbitro, una per parte sembra di capire indirizzata a Gagliardi per il Castrovillari. Ora cercheremo magari nel prossimo collegamento di dirvi qual è l'ammonizione appunto inferta al calciatore del Marsala. Quindi siamo giunti al 33esimo, 1-1 il parziale, intanto il gioco è fermo, quindi linea allo studio. Grazie a Fabrizio Frasca, quindi c'è stato questo botta e risposta, in vantaggio i calabresi e poi dopo pochissimi minuti il pareggio dei siciliani per questo 1-1 tra Castrovillari e Marsala. Intanto in Serie A è iniziata la partita a Torino tra Juventus e Brescia, siamo all'ottavo, così come a Sassuolo. E le 3 partite, c'è anche quella della Sampdoria in casa contro la Fiorentina, sono tutte e 3 sullo 0-0. In Serie B Frosinone Perugia 0-0, Cremonese Trapani 0-0, vi ricordo alle 21 Empoli Pisa. Andiamo a Locri, Pino Gagliano per Locri Paolana, a te Pino. 36-15 al Macri di Locri, le squadre si equivalgono in tutto eccetto nei cartellini. Attenzione adesso a Locri, la confusione debole da parte di Sposato, il pallone portato da Loccisano. Dicevo, si equivalgono in tutto eccetto nella ammonizione, al 16esimo è stato ammonito Zappaglione per i Locri e che è anche nei tiri dalla bandierina 2-0 per la Paolana. Per il resto 2-2 il conto delle occasioni, Sposato, azione studiata a tavolino, il calcio di punizione al 12esimo, il pallone per Zappaglione sul primo palo, abbastanza lungo però il pallone per l'avanti Amaranto, pallone abbrancato in presa dall'estremo difensore ospite. Al 13esimo Gallo per la Paolana, mette al centro per Ciamontani di testa gira alto, al 18esimo ancora Paolana con Gaudio che tira dai 20 metri abbondantemente al di là del palo destro della porta di Franza, e poi al 25esimo Zampaglione che tira non molto distante dal palo destro della porta di Loccisano. Pallone che staziona la parte centrale del campo, dove a controllarlo è per Ciamontana per la Paolana. Parte l'avanti della formazione ospite, entra in area di rigore
a terra ma appena appena toccato dal difensore Aquino, Vincenzo Aquino, pallone ancora per la Palana, il cross e poi il colpo di testa da parte del numero 8 Soldato che manda il pallone in angolo per il terzo tiro della bandierina a favore della formazione di mister Perrotta. Conservo ancora la linea per assistere a quanto accade in occasione di questo calcio dalla bandiera per la Paolana, quindi sostanziale equilibrio, ripeto, ancora tra i contendenti in questi primi 38 minuti di prima parte di gara. Traffico in area di rigore, parte il tiro dalla bandiera, il colpo di testa di Bertini, la confusione svirgolata da parte di Pepe che commette pure fallo su Bertini, ci sarà calcio di punizione all'interno della rigore per il Lopri, quindi al Magri quando è il 39esimo del primo tempo, si è sempre sullo 0-0 tra Lopri e Paolana. De Antonio. Grazie Pino Gagliano, intanto c'è un risultato abbastanza rotondo che arriva da Mammola con la Villese in evidente difficoltà, la Ionica Mammola sta vincendo 5-0 contro la Villese, quindi possiamo aggiornare questo parziale, così come ci comunica il nostro Franco Vetrano che al 32esimo Martinez della Siresa ha sbagliato un calcio di rigore concesso dall'arbitro per un fallo di mano in area di rigore, quindi partita che rimane sempre ferma sullo 0-0, ma vi ricordo la Siresa ha la necessità di incamerare l'intera posta. C'è Africo regia, possiamo andare da Davide Palamara per l'aggiornamento di questa sfida tra Africo e Melicucco, questa è un'altra partita anche questa molto importante che bisogna chiaramente seguire per gli sviluppi di questo campionato. Intanto c'è un'altra segnalazione, rigore all'Ocri, ci segnala Pino Gagliano. E andiamo prima da Franco Vetrano per Stilese Gioiese. A te Franco. Sì, buon pomeriggio dal Bosco Lombardo di Monferrace, dove si sta discutendo la partita Stilese Gioiese e la 23esimo la Stilese poteva andare in vantaggio con un rigore concesso per un fallo di mano in aria, ma Martini si è attirato di là davanti al portiere della Gioiese che ha respinto, quindi occasione mancata per la Silese, un rigore sbagliato da Martinez. Queste sono le informazioni che sono scese in campo per quanto riguarda la Silese: Audino, Gaetano, Gergo, Randazzo, Capomaggio, Sor Giovanni, Papaleo Rocco, Viscomi, Martinez, Iorfida, Sarmiento, mentre la panchina è formata da Scuteri, Taverniti, Scrivo, Papaleo Giuseppe, Peritano, Tedesco. Risponde la Gioiese con Pulimeni, Lombardo, Ascone, Villerino che è stato sostituito al 23esimo da Labona, Pereira, Mollo, Dato, Gongora, Gaita, Giovinazzi e Farrello. Siamo giunti al 37esimo risultato qui al Bosco Lombardo tra Silese e Gioiese di 0-0, poi la linea. Grazie, c'è anche il rigore sbagliato dall'Ocri, andiamo direttamente da Pino Gagliano, incredibile quello che sta accadendo, sbagliano un po' tutti i calci di rigore, la palla inizia a bruciare, tra virgolette, come si suol dire, i tempi stringono anche in questi campionati e quindi i risultati sono fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. Ci faremo descrivere dal nostro Pino Gagliano chi è stato colui il quale si è incaricato del tiro dagli 11 metri e ha fallito il calcio di rigore. A te Pino. Lì è passato il pericolo per la Paolana, aveva fatto le prove generali Craina mandando di poco fuori un minuto prima, poi al 39esimo la trattenuta da parte di Claudio su Zampaglione appena entrato in area di rigore. Petrosino, il direttore della gara, non ha avuto esitazioni, ha decretato il penalty sbagliato in maniera clamorosa da Zampaglione che lo ha battuto. Debole e centrale per l'Occisano, gioco da ragazzi, addirittura a brancarlo in presa. Adesso il Locri per un'altra partita, pare, perché il Locri ovviamente ha accusato il colpo e adesso vuol farsi sotto per portarsi in vantaggio Zampaglione. Ribattuta la sua conclusione, il rinvio della difesa, in questo momento quella della Paolana un po' fa fatica perché sta sentendo tutte quante le operazioni la formazione di Scorrano che sta producendo uno sforzo
che ancora non era conosciuto nell'arco dei primi 40 minuti, e in questa fase finale sta esercitando una netta supremazia territoriale nel tentativo per l'appunto di portarsi in vantaggio. Non c'è riuscito nemmeno dagli 11 metri. Alleggerimento da parte della Padana, che guadagna un calcio di punizione. Atterrato Gasperini, 42-40 lotti, calcio di punizione per la Paolana, ma si è sempre sullo 0-0. Al 39esimo ha fallito un calcio di rigore Zampaglione a Piantonio. Grazie Pino Gagliano, andiamo con il secondo passaggio pubblicitario con i nostri sponsor. Calauti veste gli spazi del vivere. Calauti e ceramiche, arredo bagno, parquet, porte e scale. L'estate che ricanterai, il giorno che ricorderai. Calauti, il calore che piace alla natura, ti propone caminetti, stufe a legna e a pellet. Calauti si trova a Marina di Gioiosa Ionica. Visitalo in anteprima attraverso il sito web calauticeramiche.com. Semplicemente come sei, esattamente. Dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Cosa facciamo? Ci prendiamo cura della tua bellezza. Medicina estetica, filler, botulino, trattamenti laser, trattamenti anticellulite, trattamento per la calvizie, fisioterapia, posturologia, medicina dello sport, osteopatia, nutrizione, endocrinologia, urologia. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. E 21, c'è stato il pareggio dell'Acireale contro il Roccella, subito ad Acireale da Raffaele Musumeci, a te la linea.
Raffaele. Sì, sì. Io che ho cambiato il risultato qui a Lazio e Galatea, la Cireale ha pareggiato, ma è un gol che va visto, rivisto, per stropicciarsi gli occhi, perché in queste categorie, signori, è molto difficile vedere gol di questo genere. Gol che abbiamo visto realizzare a grandi campioni in ben altre competizioni. Ve lo raccontiamo perché merita di essere raccontato. Una palla controllata dalla Cireale sulla fascia destra tra i piedi del capitano Savonarola, che l'ha messa dentro con il destro a girare verso il centro dell'area di rigore. Adam Ouattara, giocatore con la maglia numero 11 della Cireale, si è avvitato in una sforbiciata che ricorda quella di Cristiano Ronaldo contro la Juventus quando indossava ancora la maglia del Real Madrid, e vi assicuro che non stiamo assolutamente scherzando, ingigantendo la cosa. E la palla che è finita alle spalle del portiere del Rocciere. Attenzione, perché c'è Rizzo in questo momento al tiro, palla fuori. A Cireale, che aveva aggiustato la mira negli ultimi minuti dopo il nostro collegamento, ci aveva provato Ibrahim Bah con un pallone finito al lato di poco, ci aveva provato il giovanissimo Fazio, classe 2002, con una conclusione centrale che Scuppio aveva bloccato senza problemi. Poi questo gol da spellarsi veramente le mani, lo vedrete sicuramente nelle immagini che arriveranno in redazione nelle prossime ore. Un gol veramente che non ha nulla da invidiare a quello che abbiamo visto fare a Cristiano Ronaldo nella partita, nella ormai storica partita vinta 3-0 dal Real Madrid a Torino contro la Juventus. Un gol veramente che vale da solo il prezzo del biglietto. Tanto qui siamo già nei minuti di recupero, non abbiamo visto quanti ha dato 2 minuti di recupero il direttore di gara, che cadranno a breve. Ricordiamo che qui viaggiamo con circa 7 minuti di ritardo rispetto all'orario di inizio della partita, perché il giocatore in maglia numero 8 del Roccella, si tratta di Paiello, ha dovuto togliersi sui direttori del direttore di gara una fasciatura che era considerata dall'arbitro troppo rigida. Quindi quando sta per terminare il primo tempo, a Cireale 1, Roccella 1, è linea che può tornare allo studio. Grazie, grazie. C'è il pareggio anche della Bovalinese con Scurti sulla Morrone. Bovalinese Morrone 1-1. Mi indica Pino Gagliano che ha un ospite pronto per un'intervista, quindi invito la regia a mettersi subito in contatto telefonico con il nostro corrispondente. Stiamo verificando anche qualche immagine che ci giunge dallo stadio Renzo Barbera di Palermo, ovviamente un Palermo che non ha nulla a che vedere con queste categorie. La squadra siciliana merita altri palcoscenici, quindi il pronto ritorno nella massima serie, così come è stata per tanti anni, presieduta anche da Zamparini, insomma, con grandissimi risultati e soprattutto grandissimi calciatori che hanno iniziato la loro carriera proprio dal capoluogo siciliano. Andiamo dove? A Locri, vediamo se c'è Pino Gagliano con l'ospite. Pino? Sì, eccoci, siamo nell'intervallo tra Locri e Paolana, primo tempo che non è che abbia tanto entusiasmato, però gli ultimi 5 minuti hanno fatto capire qualcosa, che Locri insomma vuol far propria l'intera posta in palio, ma soltanto 5 minuti. Carmine Barbaro, Gazzetta del Sud, chiedo un pensiero su questi primi 45 minuti. Ma in effetti, come hai detto tu Pino, la partita non è stata un granché, ci sono state poche emozioni, solo nel finale c'è stato qualcosa, in particolare il rigore di Zampaglione per una trattenuta sullo stesso giocatore. Il rigore è stato calciato male e quindi l'ex Locciusano, che è un giocatore locrese, ha respinto. Per il resto la posta in palio è abbastanza alta per entrambe le squadre, per la verità più per la Paolana che per il Locri, perché la Paolana a 19 punti si trova imbischiata in piena zona play-out e quindi deve fare risultato. Ovviamente ha fatto vedere delle buone cose, insomma, con Gaudio, Perciamontani, con i difensori centrali, con Locciusano che è stato sempre sicuro. Il Locri ha tentato un po', verso il 20° Scorrano ha cambiato un po' l'assetto tattico perché è tornato con i 4 dietro, si è visto qualcosa di meglio, però in effetti il primo tempo è abbastanza deludente. Riuscirà più il Locri a entrare in zona da playoff o più la Paolana a tirarsi fuori dal playout? Ma il Locri ci spera ancora nei playoff, anche se non è semplice perché i punti di distacco ci sono. La Paolana dipende da come si svolgeranno le partite tra le mura amiche. Comunque fa vedere delle buone cose, c'è un ottimo allenatore che è Perrotta e quindi ritengo possa tirarsi fuori.
Ieri Reggio ha battuto l'Inter Milan della Lamezia, ha vinto su un campo difficile, ora che succede? Ma il campionato è tutto aperto, ovviamente bisogna aspettare il risultato odierno del San Luca. Mi pare sia ancora sullo 0-0 a Bocale. Ovviamente la vittoria della Reggio Mediterranea alla Lamezia di ieri ha innalzato le possibilità dei reggini. La Lamezia non aveva mai perso, ha perso in casa, adesso sono a pari punti e quindi è tutto aperto. Vabbè, ovviamente io spero che il Locri riesca a passare, ma deve fare molta attenzione perché sulle ripartenze la Paolana ha fatto vedere buone cose e potrebbe rendersi pericolose. Carmine Barbaro, Gazzetta del Sud, grazie. Intervallo di Locri Paolana al momento 0-0 per Antonio. Grazie, grazie Pino Gagliano. E allora andiamo a vedere regia, perché Franco Vetrano ci ha mandato il calcio di rigore che Martinez non è riuscito a trasformare. Vediamo se riusciamo a individuarlo anche noi, per dare modo anche ai nostri amici che ci stanno seguendo da casa di poter valutare anche la prodezza del portiere della Gioiese, che si è disteso sulla sua destra. Ecco, vedete, ha neutralizzato questo calcio di rigore sciupato da Martinez, che si dispera. Quindi è stato bravissimo il portiere della Gioiese, scusate, a prima a respingere e poi a ribadire, ovviamente in corner. Poi sugli sviluppi, ecco, del calcio d'angolo, la formazione della Stirese non è riuscita a sfruttare anche questa occasione, quindi la partita rimane ferma ancora sullo 0-0. Vi ricordo, la Stirese ha la necessità di vincerla questa partita, perché ieri il Gioiosa è riuscito a vincere in trasferta sul campo dello Sporting Catanzaro Lido, quindi sostanzialmente si trova in questo momento a soli 2 punti dalla capolista Stirese, sempre che la squadra di Alessandro Caridi non dovesse riuscire a battere la Gioiese. Intanto registriamo anche il gol dell'Africo con Strati sul Melicucco. Avevo chiesto alla regia il collegamento con Palamara, con Davide Palamara, non siamo riusciti a metterci in contatto. Sono le 15:30, io allora aspetterei un attimo per andare poi a ricordarvi tutti i risultati che stanno maturando sui campi. Intanto verifichiamo in Serie A quello che sta accadendo, quando siamo quasi alla mezz'ora. Ecco, c'è Davide Palamara per Africo Melicucco. A te la linea, Palamara. Sì, la partita è terminata da qualche minuto, siamo sul 0-1 per l'Africo. Al 32esimo Strati riesce a insaccare una palla vagante in aria derivante da una punizione dalla tre quarti. Dobbiamo dire che è un Africo molto più offensivo. Al 16esimo minuto si registra un salvataggio da parte di Romeo. Dove si gioca la partita, Palamara? Dove si gioca? Qui a Bianco. A Bianco, quindi sta vincendo l'Africo, sì, in casa contro, sì, il Melicucco, quindi 1-0 contro, sì, il Melicucco. Sì. Ribadiamo 1-0 l'Africo. Ok, ha segnato Strati, ci stavi dicendo. Strati al 32esimo. È stato un bel gol, com'è stato questo gol? Sì, da una punizione derivante dalla tre quarti, Strati riesce a inseccare sul secondo palo, grazie a un bel cross di Pizzata, se non sbaglio. Sì, mi pare che questo Strati stia segnando con una certa regolarità, forse l'uomo in più. Sì, 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 è vero, è vero. In questo girone di ritorno è riuscito a fare sui 5-6 gol che stanno portando l'Africo a sbloccarsi da questa zona retrocessione. Ok, grazie Davide Palamara. Intanto il Catanzaro sta perdendo in casa con la Casertana per 1-0, ha realizzato Casoli. Per quanto concerne i campani, il Catania sta pareggiando in casa con la Regina 0-0, la Vibonese sta vincendo contro la Viterbese 2-0. Tra non molto vi daremo anche gli altri risultati, ricordandovi che la Ternana gioca alle 17:30 con la Virtus Francavilla e poi il Bari, sempre alle 17:30, giocherà con il Picerno. Poi Potenza rende anche alle 17:30, quindi un campionato anche in questo caso spezzatino. Andiamo dove, regia? Vediamo se c'è qualche altro collegamento. C'è Roberta Mannino. Intanto in Serie A diamo il vantaggio del Parma sul campo del Sassuolo. Sassuolo Parma 0-1, Juventus Brescia 0-0, la Fiorentina che sta conducendo 2-0 sul campo della Sampdoria con i gol di Thursby e Vlahovic. A te Roberta Mannino.
Quindi eccoci dallo stadio Renzo Barbera, vi commento in diretta un'azione personale di Felici che prova con il cross in aria, calcio d'angolo per il Palermo, una partita che finora si sta giocando a ritmi lenti, Palermo che è il Piantavilla non si sono resi troppo protagonisti in avanti. Vi commento in diretta il calcio d'angolo che sta per calciare Martin sulla destra. Siamo qui dell'arbitro. Martin, la difesa del Biancavilla riparte, nulla di fatto dunque per il Palermo che continua a rimanere sul risultato di 0-0 contro un Biancavilla che di fatto si è messo bene in campo. Bene, allora riprendiamo la linea, intanto vediamo gli aggiornamenti per ciò che riguarda il campionato di Serie D, sono cambiati diversi risultati, Castrovilla Rimarsala 1-1, Acireale Roccella 1-1, Nola Corigliano 0-1, Giuliano FC Messina 0-0, ACR Messina Cittanovese 1-0, Palmese San Tommaso 2-1, Troina Ragusa 1-0, alle 15 sono iniziate le due partite che riguardano le prime due della classe, il Savoia contro il Licata e il Palermo contro il Biancavilla, ambedue le partite sono ferme sullo 0-0. In eccellenza c'è stato il pareggio della Bovarinese sulla Morrone con Scurti, c'è il vantaggio del Sersale sul campo del Trebisacce, sempre in vantaggio il Soriano contro il Gallico Catona per 1-0, tutte le altre partite compresa Locri Paulana sono ferme sullo 0-0. In promozione girone B abbiamo l'1-0 dell'Africo sul Mericucco con il gol di Strati, poi Stilese Gioiese 0-0, Ionica Mammola Villese 5-0, Rombiolese, Filogaso 0-0 e andrei proprio da Michela Ferraro per questo collegamento per ciò che riguarda il derby tra Rombiolese e Filogaso, ma prima passiamo da Bovalino, da Ovidio Italiano per Bovalinese Morrone, a te Ovidio. Sì, buonasera a tutti, siamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo, anche se le squadre hanno adesso cominciato a rientrare in campo, la Bovalinese al 41esimo ha trovato il pareggio grazie a un rigore realizzato poi a un tiro di testa realizzato da Scurti che ha seguito il gol sul rigore, il decimo da parte di Azzinnaro della Morrone. Dopo il rigore, il vantaggio momentaneo della Morrone, la partita si era stabilizzata su un trend che vedeva la Bovalinese attaccare a testa bassa ma senza mai riuscire a concretizzare nessuna azione degna di nota e si esponeva periodicamente alla ripartenza della Morrona. La prima vera e propria occasione Scurti ha saputo realizzare su cross proveniente dalla fascia una bellissima torsione in giro di testa che ha piazzato la palla nell'angolino basso della rete difesa dal portiere del Morrone, per cui le squadre stanno per cominciare il secondo tempo, siamo su 1-1. A voi tutti. Grazie, grazie Ovidio, ci sentiremo più tardi dal Cartisano, partita questa importantissima per la Bovalinese, intanto mi segnala Franco Vetrano che è finito da qualche minuto il primo tempo tra Stilese e Gioiese 0-0, noi ne approfittiamo a questo punto per andare in un'altra pausa pubblicitaria in attesa che riprendano le partite sia in campionato, nel campionato di Serie D che in quello di eccellenza e di promozione. Regia. Alle crociere più intriganti. Gira il mondo con Full Travel Service. Full Travel è anche servizio navetta da e per gli aeroporti e stazioni. Noleggio auto, moto e minibus. Full Travel in via Cesare Battisti a Siderno. E da oggi anche al centro commerciale La Gru. Ma ci trovi anche su fulltravelservice.it e sui social. Full Travel Service. In viaggio con i tuoi desideri. Dal 1985 Edil Merici ti accoglie nel mondo della casa, dalla progettazione alla realizzazione.
Un viaggio che segue l'opera in tutte le sue fasi, dalla struttura grezza alle rifiniture, fino al design d'arredo. La trentennale esperienza del personale guida il cliente nelle scelte a lui più vantaggiose. Crediamo che la personalizzazione sia la chiave di successo. Ogni progetto è il risultato di scelte su misura, sempre in linea con il budget del committente. La nostra sala mostra non è solo esposizione, ma un laboratorio di idee, progetti e soluzioni, affiancato da un'accurata consulenza professionale in grado di farti vivere in anteprima 3D la bellezza dei tuoi spazi. Siamo più di 25 persone e condividiamo ogni giorno lo stesso obiettivo. Siamo imprenditori, tecnici, consulenti, designer, ma prima di tutto siamo persone che parlano ad altre persone cuore a cuore. Uniamo funzionalità, design e benessere per creare un nuovo concetto di casa, la tua casa. www.edilmerici.it. Contrada Merici, Locri, Reggio Calabria. Info 0964 23 51 72. Abbiamo puntato tutto sul futuro dei nostri figli, per lasciare loro un mondo più pulito e vivibile. Un mondo in cui possano crescere i loro figli serenamente. Siamo ottimisti per natura e nella natura cerchiamo le risposte alla domanda di sostenibilità. Temi Energy. Il futuro è oggi. Caracciolo, stufe e camini, il sole dentro casa, calore, eleganza e risparmio grazie ai bassi consumi dell'esclusivo sistema Labirinto per il rilascio lento del calore. Modelli capaci di soddisfare le esigenze di tutte le famiglie per un calore perfetto su misura d'ambiente o d'arredamento. Caracciolo, stufe e camini lo trovi a Grotteria Mare sulla strada statale 106. Eccoci nuovamente in diretta per quanto concerne questa 22esima puntata di Domenica in Campo qui su Telemia o sulle frequenze di Radio Siderno La Cometa. Vediamo se la regia ha preparato qualche altro collegamento. Siamo ovviamente nella parte centrale dei secondi tempi, una giornata questa che sta riservando pochissime emozioni, a dire la verità. C'è da tenere in considerazione anche questo risultato del San Luca, che sta pareggiando al momento sul campo del Vocale, ma abbiamo prima Michela Ferraro dallo stadio Lo Schiavo di Rombiolo per il derby del Vibonese tra Rombiolese e Filocaso. Buona domenica, Michela. Sì, buona domenica. Ci puoi raccontare il primo tempo? Siamo al settimo minuto del secondo tempo, il derby di Vibonese è ancora sullo 0-0 con qualche occasione per passi, anche se i padroni di casa stanno organizzando qualcosa, creando qualcosa in più rispetto agli ospiti. Vado con la lettura delle formazioni. Vai pure. Filocaso, Palumbo, Rizzo, Serrao, Macri, Serrao, Trovato, Lauria, Mari, Cannitello, Macri e Rizzello. La Rombiolese risponde con Lombardo, Chiarello, Lico, Fabio, Concertese, Coniti, Pugliese, Bozzi, Procopio, Soriano, Marciurano. Ancora 0-0, ci aggiorniamo più tardi se sì, ci sono cambiamenti. C'è pubblico, Michela, a Rombiolo? Sì, pubblico delle grandi occasioni, siamo quasi 250 persone, si contano più o meno.
Ok, grazie, ci sentiremo più tardi per questo derby vibonese molto seguito da sempre. Intanto mi segnala Domenico Geria il vantaggio del San Luca sul campo del Bocale con la marcatura di Lazzarini, quindi tra pochissimo ci collegheremo con il Campoli di Bocale, dove appunto la formazione capolista, l'attuale capolista del campionato di eccellenza, da qualche secondo si è portata in vantaggio con l'italo-argentino Lazzarini. Anche in questa partita decisiva la performance dell'attaccante, del centravanti di scuola argentina, che sta trascinando letteralmente il San Luca verso le zone altissime della classifica. Andiamo dunque ora a verificare quanto sta accadendo in Serie A, dove c'è il terzo gol della Fiorentina sul campo della Sampdoria con Federico Chiesa, ma c'è il vantaggio della Juventus contro il Brescia realizzato, c'è in questo momento c'è l'espulsione di un calciatore del Brescia, mi dicono Dybala, quindi gol di Dybala per la Juventus, e Sassuolo Parma 0-1 ha segnato Gervinho, che per molte domeniche non ha giocato, era impredicato di passare in una squadra araba, poi in realtà su pressing anche della società è rimasto a Parma, subito decisivo al suo ritorno in campo Gervinho con questo gol d'autore al Mapei Stadium contro il Sassuolo del calabrese Mimmo Berardi. In Serie B vediamo un attimino di aggiornare la situazione: Frosinone Perugia 0-0, Cremonese Trapani 2-0. In Serie C c'è la Regina che sta pareggiando sempre 0-0 sul campo del Catania. Diamo uno sguardo anche al Catanzaro, che è riuscito a pareggiare contro la Casertana con il gol di Tulli. Sta andando davvero a gonfie vele la squadra di mister Auteri dopo il suo ritorno, e quindi staremo a vedere quello che accadrà, perché ci sarà tutto il secondo tempo ancora da giocare. Quindi ribadiamo il gol del San Luca sul campo del Bocale. Se la regia riesce a mettersi in contatto con Domenico Geria, mi dice di avere qualche difficoltà al momento, e allora sono le 15:45, andiamo ancora una volta ad aggiornarvi sulla situazione guardando anche le grafiche, se la regia è pronta. Siamo ad inizio secondo tempo in Serie D: Castrovillari Marsala 1-1, Acireale Roccella 1-1, Nola Corigliano 0-1, Giuliano FC Messina 0-0, ACR Messina Cittanovese 1-0, Palermo Biancavilla 0-0, iniziata alle 15, Palmese San Tommaso 2-1, Troina Marina di Ragusa 1-0, Savoia Licata 1-0, iniziata alle 15. Campionato di eccellenza: Vigor Lamezia Reggio Med 0-2 giocata ieri, Soriano Gallico Catona 1-0, Trebisacce Sersale 0-1, Bocale San Luca 0-1, Bovalinese Morrone 1-1, Cotronei Scalea 0-0, Isola Caporizzuto Sambiase 0-0, Locri Paolana 0-0. In promozione 4 partite: Africo Melicucco 1-0, Stirese Gioiese 0-0, Ionica Mammola Villese 5-0, Rombiolese Filocaso 0-0. 15:45, vediamo se abbiamo qualche altro collegamento oppure possiamo ripartire con l'ordine dei campi dalla Serie D. Andiamo prima al Franco Scoglio di Messina per ACR Messina Cittanovese. C'è Edoardo Proto, a te la linea. Sì, siamo all'ottavo minuto di gioco qui al Franco Scoglio del secondo tempo, sempre 1-0 risultato per la CR Messina. C'è stato proprio in questo momento una simulazione di gioco chiamata dall'arbitro, è stato ammonito un calciatore della Cittanovese, esattamente si tratta del numero 2 di Simone Navilla, quindi scriviamo questa ammonizione in questo secondo tempo a favore di Navilla. Dicevo, Cittanovese che è iniziato il secondo tempo subito con un cambio, è uscito il numero 3 Costa ed è entrato il numero 20 Adusa. Da segnalare che nel primo tempo, nel periodo non collegato, ci sono state due ammonizioni per il Messina: è stato ammonito il numero 11 Buono e poi il numero 4 Danza. Messina è andato anche vicino al raddoppio con una splendida azione finita sempre dal numero 9 autore del gol dell'1-0 Rossetti, ma il pallone questa volta è terminato al lato di poco, e all'inizio del secondo tempo è ancora andato vicino al raddoppio di Messina con un'azione di Crucitti, con un tiro di Crucitti, la palla è sfuggita di mano alla Tella, si stava per inzaccare, ma è stato bravissimo il difensore della Cittanovese Paviglianiti a spazzare il pallone in calcio d'angolo. Ora vediamo questa azione in diretta della Cittanovese, palla a Cacorri, Cacorri si appoggia a Simone Navilla,
facciamo la villa, palla torna indietro a testa, cross in mezzo, ma blocca in presa sicura il portiere del Messina. Quando siamo quindi al nono minuto di gioco del secondo tempo qui allo stadio Franco Scoglio di Messina, ACR Messina 1, Città Novese 0. Grazie Edoardo Proto, quindi sempre in vantaggio la squadra di Messina sulla Città Novese. Città Novese che ha perso anche domenica scorsa in casa contro la capolista Palermo, non sta vivendo sicuramente la sua fase migliore il team di Ciccio Ferraro, però c'è da dire che ha ottenuto, non appena il tecnico di Polistena si è insediato sulla panchina, diverse vittorie di fila che l'hanno collocata di fatto in una tranquillissima posizione di classifica. Intanto vedete sui vostri teleschermi i loghi dei nostri sponsor che ogni domenica vi offrono questo appuntamento sportivo che noi sappiamo essere molto seguito in tutta la Calabria ma anche fuori dalla nostra regione, in virtù del fatto che moltissimi telespettatori ci possono seguire da ogni regione d'Italia ma anche da tutto il mondo attraverso il nostro potente streaming. Ritorniamo ad Acireale da Raffaele Musumeci per Acireale. Roccella, a te la linea, Raffaele. Sì, è ripresa la partita da circa una decina di minuti qui a Lace Galatea. Il punteggio è sempre di 1-1, ma c'è ovviamente un'altra Acireale con ben altro entusiasmo. È cominciato questo secondo tempo dopo lo spettacolare pareggio messo a segno da Adam Wattara. Qui leggiamo velocemente le formazioni: Acireale con Pitarresi, Cantini e Silvestri, Batti, Di Bessi, Cignano, Samaro, Lotto, Valle, Fazio, Rizzo e Guattara, Roccella che risponde con Scuffi, Ambaie, Malerba, Soraci, Liviera, Zugiani, Colucci, Tamara, Paiello, Coriz, Levecque e Dacic. Acireale che in questo momento attacca, sono 4 contro 4, un tentativo di contropiede, palla messa dentro per Adam Guattara, che però in posizione defilata cerca il traversone in mezzo sul secondo palo, arriva in bala, poi il tiro, respinto in qualche modo in calcio d'angolo dalla difesa della Roccella, la prima vera occasione della ripresa. Il colpo di testa, scusate, non era di Ba che aveva rimesso la palla in mezzo, ma era di Filipe. Calcio d'angolo per la Cireale, il primo corner della partita per la formazione in maglia bianca. Si tratta di un confronto tra due squadre granate, quindi la Cireale per dovere di cortesia ha indosso oggi la casacca bianca. Stavola dalla bandierina, pallone messo in mezzo, ancora Filipe di testa, palla sul fondo. Dicevamo quindi che è un altro Acireale rispetto a quello che abbiamo iniziato balbettante il primo tempo, che si era fatto mettere sotto meritatamente dal Roccella. Dopo il pareggio c'era stata già un'occasione alla fine del primo tempo con Rizzo che aveva girato il pallone con un tiro a giro di poco sul fondo. Già nella ripresa è la terza occasione, no, anche se non nitide, per l'Acireale, ancora con Ritto, un colpo di testa alto, e poi queste che abbiamo seguito in diretta prima con Guattara, poi con Sidibe. Pallone adesso che piove nella zona centrale del campo, lo recupera il centrocampo della formazione calabrese, palla messa in profondità, il pallone che arriva sulla fascia destra dove Levecque prova a metterla in mezzo, viene contrata la sua il suo tentativo di cross, la recupera allora l'Acireale che può riprendere la zona offensiva con Ba, il pallone che gira verso Rizzo che ancora serve Ba, si rallenta un pochino l'azione, ma palla accelera saltando un uomo, palla ancora per Rizzo che salta un avversario, Guattara anticipato, c'era fallo su Rizzo, direttore di gara lascia correre, allora può ripartire Roccella. Adesso la partita è anche bella dal punto di vista, se non delle occasioni da rete, almeno da quella di vista del ritmo. Attenzione, un mezzo pasticcio della difesa della Cireale, Pitarresi è costretta a uscire in qualche modo, poi la palla pista fuori dall'area di rigore, ma comunque tra i piedi dei giocatori della Cireale che può imbattire una nuova azione offensiva. Sidibe Chamberlain prova a spuntare un uomo, sceglie il servizio in profondità per Guattara che riesce a recuperare il pallone, poi lo perde, lo recupera però Sidibe in aria, la conclusione, il diagonale che lo fa, poi dall'altro Cireale in vantaggio sulla conclusione respinta, contrata da Sidibe, è arrivato di corsa, mettersi anche la maschera del giornale di Cireale che impatta il giocatore con la maglia numero 7, si tratta del capitano Seppe Savonarola, quindi Sidibe che è entrato in area dalla faccia destra, ha tentato il tiro, la palla contrastata da un difensore, spintata dalla parte opposta, dove è arrivato di corsa Savonarola che di pianto l'ha messa in rete e poi è andato a festeggiare indossando una maschera arancione. Ricordiamo che qui nel Cireale in passa il carnevale quando siamo arrivati al minuto.
Sì, mi senti, Raffaele? Poi siamo arrivati al 15° minuto del primo e secondo tempo. La Girale la ribalta, la Girale 2, Rossella 1, linea allo studio. Grazie, grazie a Raffaele Musumeci. Quindi si porta in vantaggio la squadra acese con Beppe Savonarola, che è un po' un mito per quanto riguarda i calciatori siciliani, ha realizzato dopo che il Rocella ha avuto anche qualche buona occasione per potersi riportare nuovamente in vantaggio. Intanto mi segnala Pino Gagliano che c'è stato il vantaggio della Paolana sul campo del Locri, quindi Paolana in vantaggio, Locri 0, Paolana 1 con il gol di Perciamontani. Quindi se la regia è pronta io andrei direttamente a Locri per questo collegamento. A te Pino. Sì, eccoci, 18° secondo tempo, Paolana in vantaggio, una rete a zero, un alleggerimento in pratica di Calcione, il pallone per Perciamontani, tutto solo dinanzi al portiere Pantalo, ha superato un piattone e adesso c'è la risposta da parte del 24 Foti, che appena entrato in area di rigore lascia partire un collo pieno, un destro micidiale, ma il pallone finisce molto alto sulla traversa. Per dirla tutta lo faccio con una missione, un paio di sfatichi per quanto si era visto prima, fino al 14°, cioè quando c'è stato il gol della formazione ospite. Penso che si sia accorto, che abbia visto il tecnico Scorrano e abbia mandato, volendo allargare il gioco, sul binario sinistro Manganaro, che ha fatto subentrare anche, dopo qualche minuto, quinto e settimo, sul binario destro anche il numero 90 Mitogano, allargando quindi il gioco. Sono usciti con il numero col numero 8 Sfotato e col numero 14 Pavosuli, che a mio avviso era anche il migliore in campo al momento. Pertanto il Locri adesso cerca un po' di ristabilire le cose, ma al momento si conta soltanto l'occasione che abbiamo in pratica raccontato ora in cronaca diretta con il tiro di Foti finito molto alto sulla traversa. Ma ancora insiste Zampaglione, tiro dai diciamo 25 metri che finisce volando molto distante al di là del palo destro della porta di Franza, ed è stato l'unico sussulto quello di Zampaglione al nono, con un suo tiro pure dalla distanza, dito molto fuori e sempre dallo stesso lato destro della porta di Locisano. Pertanto al ventesimo Perciamontani ha portato clamorosamente in vantaggio la Paolana, sì, perché la partita la sta facendo senza grandi cose, grandi giocate, grandi conclusioni, e anche da dire il Locri c'è la squadra di casa. 20-20 al momento, Locri 0, Paolana 1 al 14°, Perciamontani a Antonio. Grazie, grazie Pino Gagliano, quindi in vantaggio la squadra ospite con i Locri che dovrà cercare di sfruttare quest'ultimo quarto di gara per pervenire quantomeno al pareggio dopo che ha avuto l'occasione di portarsi in vantaggio, ma è stato sciupato, lo ricordiamo, nel primo tempo un calcio di rigore per i padroni di casa. Andiamo ora, se riusciamo, a collegarci con Bocale, perché c'è da commentare questo gol importantissimo del San Luca che sta vincendo una sfida questa davvero importante, anche perché lo ricordiamo, ieri la Reggio Med ha battuto in trasferta la Vigor Lamezia, e c'è Domenico Geria per Bocale San Luca. A te Domenico. Si riprende con la rimessa da fondo campo di Parisi al 19° minuto, con il Bocale che insegue lo svantaggio maturato al primo minuto della ripresa da Lazzarini, che dopo aver fallito il rigore allo stadio del primo tempo, parato dallo stesso Parisi, è riuscito a sbloccare il match. Infatti insiste la cavalla al limite dell'area, apertura a sinistra, perché è cominciato a derete, tentativo di mettere il pallone in mezzo a derete, preciso, pallone direttamente sul fondo. Secondo me che si è davvero incendiato dopo il vantaggio di Lazzarini, con la squadra capolista che ha accettato con un paio di opportunità, con Romero su finizione, ricordiamolo, ma anche con il contropiede di un paio di minuti fa di Lazzarini stesso, di chiudere la partita, il contropiede di Lazzarini che con un pallonetto ha sorvolato di poco la traversa, poi però anche il Bocale con Falcone, il giovane nuovo entrato da pochi minuti, che ha cercato di sorprendere a sua volta con un pallonetto Preieto, che è stato però bravissimo nel regolare la posizione, a bloccare la scena, recupera il pallone intanto a Ciavalli, centralmente, Guerriti, apre a destra dove c'è Pavasoli, adesso si è spostato il ruolo di Bertino, salta bene per un attimo, salvo,
ancora Favasuli, riesce ad andare sul fondo, cerca di crostare il fallo, però lo sfavorisce, murato da Lassoli, guadagna solo la diretta laterale. Continua ad attaccare adesso il vocale che prende coraggio, pallone in mezzo, di testa prolunga secondi, e c'è il pareggio, c'è il pareggio del Verete, ha segnato il Verete, in fondo il pareggio, incredibile, un po' sorpresa. Solo in area di rigore Alderete ha girato in parte il pallone dell'1-1, dunque ristabilisce le distanze in totale quando siamo al 21esimo minuto della ripresa, secondo gol dopo quello segnato all'Ocri 4 settimane fa, dunque per Jonathan Alderete in campo da pochissimi minuti, dunque si torna in parità al Pellicano con il San Luca che adesso cercherà certamente di ritornare in vantaggio nei 25 minuti circa che mancano. Grazie, grazie a Domenico Geria, abbiamo dato in diretta il pareggio della squadra di mister Laface contro la capolista San Luca. Intanto passa nuovamente in vantaggio il Castrovillari, ci comunica Fabrizio Frasca sul Marsala, per cui io andrei direttamente a Castrovillari per farci descrivere l'azione con la quale la squadra rossonera si è riportata nuovamente in vantaggio sui siciliani. Intanto è stato annullato il gol a Chiesa, quindi è stato quindi 3-0, chiediamo scusa, ma c'è stato anche in questo caso con i tablet spesso diciamo la linea telefonica che balbetta, e quindi 3-0 quindi per la Fiorentina sulla Sampdoria, ma ci sono state due espulsioni, una per parte, è stato espulso Badeli nella Fiorentina così come è stato espulso Murru nella Sampdoria. Andiamo da Fabrizio Frasca, a te la linea. Sì, invertono i ruoli qui al Mimmorende di Castrovillari, perché il Marsala è passato in vantaggio 2-1 qui al Mimmorende, appunto. Il Marsala ha segnato con Locascio che si è centrato da sinistra, è arrivato al limite dell'area, ha scagliato un destro imprendibile per Zagari, si è insaccato proprio in buca d'angolo alla sinistra del portiere classe 2001 del Castrovillari. Dicevamo, si sono invertiti i ruoli perché il Marsala dopo l'intervallo è uscito fuori, è venuto alla ribalta, mentre il Castrovillari si è un po' addormentato, si sta curando sugli alleati troppo, intanto si è la zona centrale del campo, il colore del Castrovillari. Lucascio c'è un pagliaccio! Pagliaccio! Fabrizio, più vicino al telefono, gentilmente. Pagliaccio! 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 Ci vediamo. C'è una mischia sulla tre quarti del Castrovillari. Possiamo dirvi che intanto pochi minuti fa ci sono stati i primi cambi, 3 per il Castrovillari, sono entrati Buda, Consiglio e il numero 18 che sarebbe Mario Rosi, sono usciti il numero 8 Mattias Di Battista, il numero 10 Gagliardi e il numero 4 Miocchi. Per il Marsala invece due sostituzioni, è entrato il numero 5 Scoppetta, è uscito il numero 13, mentre la seconda sostituzione è entrato in Zudine per il numero 11 Mascari. Si è ripreso a giocare, siamo 2-1 per il Marsala, 68esimo della ripresa, da notare sul taccuino soltanto l'occasione del gol del Marsala firmato da Locascio, perché il Castrovillari comunque sta cercando di attaccare, di riversarsi tutta nella pentacampo campo del Marsala, però sono molto imprecisi i suggerimenti, i passaggi della formazione allenata da mister Marra, c'è tanta confusione, quindi 69esimo. Possiamo attendere qualche istante perché c'è un corner a favore della formazione rossonera, andrà a battere dalla destra Aurelio Barilaro, salgono le torri del Castrovillari, ci sono Vona e anche il numero 9 Guarracino, il bomber del Castrovillari, parte il cross però Sbilenco, può ripartire il Marsala che attende un po' sulla destra con il numero 24 Castrovilli. Ritorna indietro però la formazione del Marsala perché non trova spazio, quindi 69esimo della ripresa, 2-1 il punteggio in favore del Marsala, al Mimmorende, linea allo studio. Grazie a Fabrizio Frasca, quindi è stato il Marsala a portarsi in vantaggio sul campo del Castrovillari, sono le 16, abbiamo l'altra incombenza commerciale, ne approfittiamo per mandarla in onda e poi ripartiremo con l'ordine dai campi da Acireale passando per Messina sino via via a scendere nel campionato di promozione. Linea che passa alla regia. Lei, il video.
Calauti veste gli spazi del vivere. Calauti è ceramica, arredo bagno, parquet, porte e scale. L'estate che ricanterai, il giorno che ricorderai. Calauti, il calore che piace alla natura, ti propone caminetti, stufe a legna e a pellet. Calauti si trova a Marina di Gioiosa Ionica. Visitalo in anteprima attraverso il sito web calauticeramiche.com. Semplicemente come sei, esattamente. Dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no, no. Abamed. Medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Cosa facciamo? Ci prendiamo cura della tua bellezza. Medicina estetica, filler, botulino, trattamenti laser, trattamenti anticellulite, trattamento per la calvizie, fisioterapia, posturologia, medicina dello sport, osteopatia, nutrizione, endocrinologia, urologia. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Andiamo a Locri da Pino Gagliano, c'è stato il pareggio degli Amaranto, a te Pino. Sì, ora il 31esimo, al 29esimo è Sassone ad aver portato sul pari la formazione di casa. Un traversone da parte del giocatore in questo momento che è in porta, ma il pallone che finisce molto distante dalla palla destra della porta di Lorcisano. Vale a dire il numero 3, Manganaro, il cross... spiegano in tanti attaccanti dell'Otri, ma sul secondo palo è difficile Sassone che con una stampata manda il pallone nel sacco. E 1-1, il Otri stava facendo molta fatica, a dire del vero era già pervenuto alla pari, ma si è visto annullare la marcatura di Zampaglione per posizione irregolare. In un'occasione analoga, sempre su un cross di Manganaro, in tanti ad andare sul pallone
ma poi era l'ultima battuta, proprio Zampaglione a dare la propria zampata e a mettere il palo nel sacco, ma la sua posizione era irregolare. Questo accadeva al 26esimo, quindi qualche minuto prima, 3 minuti per essere precisi, prima della marcatura di Tassone. E adesso si è ridestata, era in un torpore la formazione di casa, proprio perché sgomenta dal fatto di non riuscire a pervenire al pari. Faceva molta fatica negli ultimi 20 metri, errori a ripetizione, e poi non si riusciva a concludere ed essere precisi. Quindi era un po', come dire, sgomenta sotto questo aspetto, e si è ripresa proprio con la marcatura di Tassone, e adesso sta nuovamente provando a portarsi sotto, ma ancora dopo il gol non abbiamo registrate altre occasioni da rete per la formazione di casa. Pertanto all'Otri, quando è il 33esimo, anzi 33 e 20 per essere precisi, sull'1-1 tra Locri e Paolana De Antonio. Grazie Pino Gagliano, quindi 1-1, rimette in corsa il Locri, questa zampata di Tassone. Andiamo a Bovalino, c'è il vantaggio, come ci comunica Ovidio Italiano, con Placanica. La bovalinese si è portata in vantaggio sulla Morrone, quindi Bovalinese 2, Morrone 1, quindi una partita anche in questo caso ricca di emozioni, davvero una giornata questa che potrebbe rivelarsi fondamentale per quanto concerne le ambizioni di alta classifica o quantomeno per le chance salvezza di moltissime squadre. Andremo a registrare quello che accadrà in quest'ultimo quarto d'ora con risultati in bilico su tantissimi campi. Andiamo a riepilogare la situazione partendo ovviamente dai campi di Serie D, se la regia è pronta, riportandoci a Aci Reale oppure no. Andiamo dove? A Bovalino. Ovidio Italiano, vantaggio della bovalinese. Video. Sì, confermo, siamo al 33esimo in questo istante a Cartisano di Bovalino. La bovalinese è passata in vantaggio con una splendida punizione battuta da Dionigi dai 25 metri, che ha trasformato mandando all'angolino della porta, facendo realizzando una bellissima rete. Per come si era messa la partita, che praticamente per tutto il secondo tempo non ha registrato nessuna nota, nessuna azione degna di essere notificata, la partita sembrava potersi muovere semplicemente tramite qualche calcio piazzato, e così è stato. La Morrone chiaramente non si sta a perdere una bellissima compagine, si sta comportando molto bene in campo, per cui ora sta cercando in tutti i modi di agguantare il pareggio, ma al momento, ecco, il risultato è fermo sul 2-1, siamo al 34esimo a Bovalino. Grazie Ovidio Italiano, quindi bovalinese in vantaggio sulla Morrone per 2-1, Bocale San Luca sempre 1-1, andremo a seguire gli ultimi minuti di questa sfida appassionante, ma dobbiamo ripartire con l'ordine dai campi. Io direi di approfittare per andare a leggervi la situazione per ciò che riguarda tutti i campi dalla Serie A sino alla prima categoria. Allora, Sampdoria Fiorentina 0-3, siamo intorno al 50esimo, quindi al quinto minuto della ripresa. Sassuolo Parma 0-1, Juventus Brescia 1-0. In Serie B Frosinone Perugia 0-0, Cremonese Trapani 2-0. In Serie C abbiamo questi parziali: Catanzaro Casertana 1-1, Catania Regina 0-0, Vibonese Viterbese ora sono sul 2-2. E mancano pochissimi minuti, si è fatta raggiungere la Vibonese dalla Viterbese. Andiamo ad Aci Reale per ciò che riguarda il campionato di Serie D, per l'aggiornamento di Aci Reale Roccella c'è Raffaele Musumeci. A te Raffaele. Mezz'ora di gioco, Aci Reale avanti 2-1, ma potevano essere di più se Scuffia non si fosse imposto per due volte nel duello contro Rizzo. La prima volta la palla è stata respinta e poi Savonarola è arrivato in corsa ma non è riuscito a ribadire in rete come aveva fatto in occasione del gol. Poi ancora un cross dal fondo messo in mezzo per la colpo di testa di Rizzo, ancora una volta di piede Scuffia, però attenzione perché c'è il Roccella in attacco, il tiro e la palla in rete. Ha pareggiato il Roccella, in questo momento una distrazione della difesa granata, la palla messa in mezzo e crediamo che si tratti di un'autorete. Quindi la deviazione alle spalle di Pitarresi è stata del giocatore, adesso vi diremo chi è.
si tratta del giocatore Silvestre, quindi sul cross che arrivava dalla destra, è entrato per cercare di respingere il giocatore Silvestri e ha messo la palla invece nella propria porta. Adesso si complicano le cose per uno Cireale che fino a questo momento aveva più che legittimato il vantaggio. Si ritorna quindi sul risultato di parità. Intanto c'è una sostituzione per la Cireale. Esce Ouattara, entra De Felice, non cambia nulla, soltanto forze fresche in attacco per la formazione di mister Pagani, che adesso deve rifare tutto da capo, quindi con questo autogol che ha rimesso il punteggio in parità. Vi stavamo dicendo delle occasioni avute dalla Cireale, appunto due colpi di testa consecutivi, quasi consecutivi di Ritto con Scuffia che aveva mantenuto inviolata la sua porta con due spettacolari interventi. Adesso il gol del pareggio sul autorete appunto del giocatore in maglia numero 3 della Cireale, Silvestri. Quando siamo arrivati poco oltre la mezz'ora, quindi il punteggio è di nuovo in parità, a Cireale 2, Roccella 2, linea che può tornare allo studio. Grazie Raffaele Musumeci, quindi 2-2, pareggio del Roccella con questa autorete provvidenziale, possiamo dire, per i calabresi. Staremo a vedere quello che accadrà, ancora c'è da soffrire molto, ma anche un pareggio contro la Cireale, che è una delle prime in classifica, sarebbe da salutare in maniera indubbiamente positiva. Non è un periodo come calendario propriamente facile per l'11 di mister Galati, però già pareggiare contro il Savoia, pareggiare anche contro la Cireale oggi potrebbe essere davvero una buonissima iniezione di fiducia per il futuro della squadra amaranto. Andiamo a Messina, Edoardo Proto, ACR Messina Cittanovese, a te la linea. Sì, siamo al 36 minuto di gioco in questo secondo tempo, sempre 1-0 per la CR Messina. Parecchi cambi che sono stati effettuati da entrambe le squadre, ben 5 cambi della parte della Cittanovese e 3 da parte della CR Messina. La Cittanovese è entrato subito, è stato Dario Neri che appena entrato, dicevo, dopo un minuto è stato ammonito dall'arbitro per aver un accenno di vista con un avversario, e sono stati ammoniti entrambi, sia Neri che il suo avversario. Messina è andato vicino al raddoppio con un'azione, un 1-2 tra Rossetti e Crucitti, consiglio di quest'ultimo respinto dalla difesa della Cittanovese. Mentre proprio poco fa la Cittanovese è andata vicinissima al pareggio, c'è stato un calcio d'angolo battuto dal numero 10 Tripicchio, colpo di testa di Dario Neri e il pallone è uscito di poco al lato, alla destra del portiere della CR Messina. Ora c'è un calciatore della CR Messina a terra per un colpo e l'arbitro sta andando a valutare le condizioni del calciatore, è rimasto a terra, quindi qui è Messina il gioco fermo, perché se il giocatore della CR Messina si è rialzato, si riparte quindi con una rimessa laterale in zona d'attacco a favore della Cittanovese. Ecco, la rimessa è stata battuta, pallone lungo in area di rigore, senza difesa della CR Messina, poi calcio, facciatore di Cittanovese, mischia in aria e parte, anzi c'è fallo in attacco fischiato a favore della CR Messina da parte dell'arbitro, il difensore ha subito fallo, l'arbitro ha concesso calcio di punizione. Quindi siamo adesso al 36 minuto di gioco del secondo tempo qui alla Franco Scoglio di Messina, ACR Messina 1, Cittanovese 0. Grazie Edoardo Proto, quindi sempre in vantaggio l'ACR Messina contro la Cittanovese. Andiamo dove ora? Vediamo se riusciamo ad avere, intanto la Palmese sta vincendo sempre 2-1 questo scontro decisivo contro il San Tommaso, Palmese che ovviamente cerca 3 punti per poter quantomeno sperare nella salvezza diretta, ma a questo punto della stagione appare davvero un'impresa quasi proibitiva per il team tirrenico di mister Ianni, però nel calcio non si sa mai, bisogna sempre giocare fino a quando la matematica non condanna, ovviamente bisogna dare il tutto per tutto ogni domenica per cercare di ottenere l'intera posta. Palmese che vincendo questa partita si porterebbe a quota 14 punti, a soli 3 punti dal San Tommaso. Allora andiamo regia, procediamo con questi collegamenti, dobbiamo anche darvi gli altri risultati. Allora vediamo il tabellino della Serie D in attesa di collegarci con gli altri campi. ACireale Roccella 2-2, ha pareggiato in questo momento ACR Messina Cittanovese
Varese 1-0, Castrovilla di Marsala 1-2, Giuliano FC Messina 0-0, Nola Corigliano 2-1, Palermo Biancavilla 0-0, Palmese San Tommaso 2-1, Savoia Alicata 1-0, Troina Marina di Ragusa 1-0. In eccellenza, Vocale e San Luca 1-1, Bovalinese Morrone 2-1, Cotronei Scalea 0-0, Isola Caporizzuto San Biase 0-0, Locri Paolana 1-1, Soriano Gallico Catona 1-0, Trebisacce Sersale 0-1. In promozione Africo Mericucco 1-0, Ionica Calcio Villese 5-0, Rombiolese Filogaso 0-0 e Stilese Gioiese ancora 0-0. Allora direi, regia, di andare a stiro, vediamo se riusciamo a collegarci con Franco Petrano, perché questa è una partita che tiene in bilico un po' tutto il campionato di promozione. Andiamo da Roberta Mannino, Palermo Biancavilla. Sì, eccoci dal stadio Renzo Barbera, il dodicesimo del secondo tempo, risultato per 0-0, ma mi segnalo diverso per noi. Le squadre sono entrate meglio in campo, occasione sia per il Palermo che per il Biancavilla. Vi segnalo anche il primo ammonito che è Stelagosti per proteste. Quest'oggi al Renzo Barbera sono presenti 16.441 persone. Sì, la regia può mandare in onda gentilmente le fotografie che Roberta Mannino ci aveva mandato precedentemente. Un Palermo un po' compassato, Roberta, mi pare che non ci siano state grandi occasioni. No, infatti è fatto i primi minuti del secondo tempo con l'Angella dalla distanza e con Martin, il Palermo continua a faticare sotto porta. Si spera nella zampata di qualche attaccante, ovviamente. Sì, si spera che Sportini ripeta lo score di queste ultime partite che l'hanno visto protagonista, con Floriano che obiettivamente non sta brillando. Va bene, allora ci sentiremo più tardi, grazie, sempre 0-0 a sorpresa tra il Palermo ed il Biancavilla, il tutto mentre il Savoia sta vincendo in casa. Andiamo allora a dove, regia? Vediamo se riusciamo a collegarci con Franco Petrano, così come avevo chiesto in questo collegamento importante per la Stilese, che non riesce al momento ad avere la meglio su una Gioiese che, vi ricordiamo, ha lavorato tutta questa settimana con gravi problematiche societarie. Solamente all'ultimo i calciatori hanno deciso di fare questo viaggio al cospetto della capolista. Vedremo se alla fine riusciranno i tirrenici a portarsi via almeno un punto da questa trasferta, ma già la Stilese ha avuto davvero una grossissima occasione con un calcio di rigore sbagliato da Martinez. Andiamo a Castrovillari, Fabrizio Frasca, Castrovillari Marsala. Il Mimorendo in questo momento è diventato una bolgia, perché il Castrovillari ha pareggiato al 83esimo con Rosi, che a tu per tu non ha fallito l'occasione. Russo, per Russo era imprendibile la conclusione del numero 18 che è subentrato nella ripresa, quindi adesso il Castrovillari alla ricerca del 3-2 che sarebbe vitale, sarebbero vitali i tre punti per la formazione rossonera, che così incanalerebbe la terza vittoria consecutiva dopo quella di Palmi e quella roboante di Troina. Sarebbe anche fondamentale per il Marsala uscire invece dalla trasferta ai piedi del Pollino con un punto, perché almeno la classifica è deficitaria in questo momento per il Marsala, che non, anche se ha vinto domenica scorsa contro la CR Messina, è in difficoltà. Attenzione all'occasione per il Castrovillari, con la ragione che dal limite dell'area col destro trova la parata a terra di Russo. Era facile la parata da parte del portiere, perché si trovava comunque sul suo palo, si è accasciato al suolo e quindi ha bloccato la sfera a terra. Adesso va al rinvio il numero uno del Marsala, rinvio lungo alla ricerca di una torre, recupera palla però in questo momento il Castrovillari con Buda che sulla tre quarti apre sulla destra per Barilaro. Barilaro cerca il pallone in avanti verso Guarracino, che lo tocca verso il numero 16 Consiglio, ma è troppo lunga la spizzata del bomber rossonero, quindi si ripartirà nuovamente con la rimessa dal fondo del portiere del Marsala, che non intende accelerare i tempi. Sì, intanto scusami Fabrizio, perché c'è il terzo gol dell'Acireale sul Roccella, quindi di nuovo in vantaggio i padroni di casa. Ci collegheremo tra poco, Fabrizio, per il finale, quindi 2-2 tra Castrovillari e Marsala. Mi segnala Raffaele Musumeci che è arrivato questo terzo gol della Cireale con Rizzo.
Quindi Roccella nuovamente sotto in quel di Acireale, una gara davvero avvincente con tantissime occasioni da rete sia dall'una che dall'altra parte. Vedremo alla fine se il Roccella riuscirà ad avere magari una giocata d'eccellenza per poter quantomeno portarsi via un punto che, vi dicevo, potrebbe essere davvero decisivo per ciò che riguarda la salvezza. Intanto in terza categoria il Siderno sta vincendo con la Mamerto per 2-0, Rizziconi Antoniminelli 5-0, CSPR San Giorgese 0-0, Taurianovese Saline Ioniche 3-0, in seconda categoria Audax Ravagnese Varapodio 0-0, Campese Ierax 0-1, poi in prima categoria Badolato Guardavalle 0-0, Città di Lamezia Real Pizzo 0-1, Nuova Calimera San Calogero 0-1, Real Mileto Campora 0-1, Vigor Nicotera 1-0. Allora, abbiamo questo collegamento con Raffaele Musumeci, regia, mi dicono di no, allora possiamo procedere ancora andando avanti con la nostra trasmissione, verifichiamo i risultati, c'è da seguire questa parte finale con tantissimi campi da collegarci, ecco, vediamo che arrivano, c'è il 2-0 ora del Messina, ci comunica Edoardo Proto sulla Cittanovese, partita praticamente chiusa al Franco Scoglio con la Cittanovese che nuovamente torna a perdere, non è un periodo propriamente felice questo per la Cittanovese, comunque c'è da dire che la stessa squadra non ha nessun problema in classifica, essendo posizionata a quota 32 a 8 punti di vantaggio rispetto al Ragusa che è la sest'ultima in classifica. Andiamo a Stiro da Franco Vetrano. Franco, com'è la Stirese? Non è cambiato niente, il risultato è sempre solo 0-0, è cambiato che al 41esimo è stato espulso tedesco Giuseppe della Silese, quindi dal 41esimo gioca in 10 la Silese, però il gioco è sempre sbagliato, anche perché, ecco, secondo momento niente, fuori gioco di Martinez davanti al portiere, non è successo niente, quindi il risultato quando siamo giunti al 44esimo, Silese 0, Giugliese 0, fuori la linea. Grazie a Franco Vetrano, non riesce dunque la Silese a segnare, campionato che potrebbe clamorosamente riaprirsi con il Gioiosa che andrebbe a rosicchiare altri due punti al team di Cariri portandosi a meno 2, riaprendo di fatto tutto il campionato, un campionato che sembrava già chiuso alla fine del girone di andata, ma il bello del calcio è proprio questo, le squadre a volte hanno dei periodi di appannamento, anche se per la verità la Stirese può davvero contare in questi ultimi secondi per cercare di acciuffare la vittoria. Intanto mi comunica Pino Gagliano che è finita Locri 1-1 tra Locri e Paolana. Andiamo ad Acireale, Raffaele Musumeci. Raffaele, sei in diretta. Sì, l'Acireale si è riportato in vantaggio, è durato appena 8 minuti il pareggio della Roccella, ci ha pensato Rizzo a rimettere a posto le cose per il suo con un altro gol spettacolare, Rizzo che ha recuperato palla sulla tre quarti campo, ha saltato in dribbling un avversario, un secondo, un terzo, ha guadagnato il limite dell'area di rigore, ha piazzato un diagonale che ha sorpreso Scuffia. Attenzione però, perché l'Acireale giocherà i minuti di recupero in inferiorità numerica, perché è stato espulso per doppia ammonizione Samanarola, ci saranno 4 minuti di recupero, è stato espulso per doppia ammonizione proprio il capitano Samanarola, che aveva rimediato un giallo in occasione del gol quando aveva smontato indossando la maschera di Carnevale, adesso poi per un fallo sulla faccia ha rimediato il secondo giallo, quindi ancora una volta, per l'ennesima volta in questo campionato, l'Acireale non conclude la partita in 11 uomini. Quindi ci saranno 4 minuti di tempo per gli assalti del Roccella che cerca il gol del 3-3, intanto che mister Pagana prepara le contromosse, sta per entrare Orlando che non ha giocato tutta la partita perché febbricitante e probabilmente giocherà questi ultimi minuti nel tentativo di arginare quello che sarà sicuramente un assalto all'arma bianca della formazione calabrese. Sono stati dati 4 minuti di recupero, siamo già nel primo dei 4 concessi dal direttore di gara, con il Roccella che attacca, attenzione il colpo di testa, la palla in aria, la respinta della difesa della Cireale, ancora difesa Granati in possesso di palla, palla allontanata a come capita prima, possiamo dirlo, ci permetteteci di dirlo, e poi finisce però in fallo laterale perché c'è un giocatore della Roccella che rimane a terra al limite dell'area, il direttore di gara non ha fischiato nulla, si riprenderà con una rimessa laterale in favore della Roccella, ma con la Cireale che sicuramente restituirà la palla alla formazione e sicuramente gliela restituirà dalle parti
di Scuppia. Riteniamo che possiamo dare la linea allo studio con lo punteggio di Acireale 3, Roccella 2, quando siamo arrivati alla 46esimo minuto e 30 secondi. Mancano altri 2 minuti e mezzo alla fine della partita. Grazie Raffaele, intanto Video Italiano mi comunica che è finita a Bovalino 2-1 per la Bovalinese, che torna alla vittoria ed è una vittoria importantissima, mentre nel campionato di Serie D la Palmese al termine perde per 3-2 il risultato finale contro il San Tommaso, quindi Palmese 2, San Tommaso 3, questo è un risultato ovviamente importante per ciò che riguarda la zona bassa della classifica, Palmese praticamente tagliata fuori ormai per la salvezza diretta, vedremo comunque come la squadra palmese intenderà concludere questo campionato che è stato davvero avaro di emozioni in questa stagione. Diamo uno sguardo anche al campionato di Serie C per verificare cosa sta facendo la Regina, sta pareggiando a Catania 0-0, siamo al 70esimo. In Serie A nel frattempo la Fiorentina sta vincendo ora 4-0 sul campo della Sampdoria, poker quindi della squadra di Rocco Commisso, che ha realizzato ancora una volta con Vlahovic, autore di una doppietta, mentre la Juve conduce sempre 1-0 sul Brescia, Brescia che sta giocando con l'uomo in meno e il Parma sta vincendo a Sassuolo. Andiamo a Locri per il commento finale di Locri Paolana, affidato a Pino Gagliano. Pino. Sì, la partita è terminata da un bel pezzo e diciamo che negli ultimi 10 minuti per approssimazione il possesso della palla è stata a netto appannaggio dei locali, Amaranto, il 90% diciamo, però insomma non si capiva, non si riusciva a intravedere colui il quale doveva battere a rete, cioè si arrivava fino ai 20 metri ma poi insomma si peccava in fase di finalizzazione. Ha dato il massimo la squadra e in effetti è uscita con gli applausi del pubblico, quella di Scorrano, però è stata intermittente. Diciamo che bella è stata soltanto 5 minuti nel primo tempo e 5 minuti nel secondo. E in questi 5 minuti ha fatto anche la marcatura. Peccato per quel penalty fallito da Zampaglione nei primi 45 minuti sul finire, probabilmente la partita avrebbe avuto un altro indirizzo. Non è stata una partita comunque nel complesso altamente godibile, però possiamo immaginare la posta in palio, quanta importanza e quanto abbia insomma inciso anche in quello che è il rendimento e il morale dei contendenti. Paolana che deve fare tutto con molta attenzione per tirarsi fuori su un campo difficile, stava per farcela, invece il Locri vuole fare i playoff, ma così insomma riuscirà con enormi difficoltà, se riuscirà, intanto che non c'è un ragazzo insomma che la possa mettere dentro. Ha tanto creato, però insomma in fase risolutiva solo uno, solo Zampaglione. Per fortuna poi è entrato Tassone, ci ha pensato lui a mettere il pallone nel sacco, non ci riusciva nessuno, quindi partita non bellissima e finisce 1-1 e il Locri forse i punti avrebbe meritato qualcosa in più, ma soltanto di una spanna. Bene, tutto da Locri. Io non so Antonio, perché mi sto recando negli spogliatoi, se vuoi magari facciamo altro collegamento, che dici? Ma Pino, andiamo, puoi procedere magari per la tua trasmissione, puoi registrare insomma tranquillamente poi le interviste. Saluti, le seguiremo domani. Grazie a te Antonio, alla prossima. Ok, grazie. Grazie Pino Gagliano, andiamo avanti ancora con la trasmissione. Vediamo se c'è il finale di questa sfida che noi seguivamo tra Bocale e San Luca, quindi il San Luca rimette nuovamente qui tutto in discussione dopo questo pareggio con la Reggio Med che va come dire, a rosicchiare altri 2 punti, ha perso praticamente 4 punti in 2 giornate, a questo punto possiamo dire il San Luca rispetto alla Reggio Med, che evidentemente ha trovato la reazione giusta dopo un qualche pareggio di troppo in casa. E finale quindi a Bocale, tra Bocale e San Luca, la linea a Domenico Geria per il commento finale. Domenico. Sì, si è chiusa sull'1-1 la sfida tra Bocale e San Luca, con la capolista che aveva trovato il vantaggio inizio ripresa con Lazzarini, quale si è fatto perdonare il rigore sbagliato nel primo tempo, non è riuscita a chiuderla però, sprecando un paio di opportunità per raddoppiare, e proprio a metà della ripresa il nuovo entrato al Dereda ha trovato di testa l'angolo per impattare il risultato. Nel forcing finale la capolista non ha trovato il bandolo della matassa, il Bocale si è difeso con ordine senza rischiare quasi nulla di fatto nell'ultimo quarto d'ora, e il San Luca ha sbattuto contro il muro eretto da mister Lafage
raccogliendo solamente un punto al Pellicano con il Reggio Mediterraneo che adesso incombe alle sue spalle, per i Bocali un punto importantissimo per tenere a debita distanza la zona calda della classifica. Bene, grazie a Domenico Geria, quindi commento finale tra Bocale e San Luca 1-1 con la Reggio Med che si porta praticamente a un punto solo di svantaggio rispetto al San Luca, San Luca 46, Reggio Med 45, Sersale 40, campionato che è riaperto, mancano ancora 8 giornate, il San Luca, lo ricordiamo, domenica prossima riceverà al Comunale il Trebisacce. Andiamo con gli altri commenti, vediamo se c'è il finale da Cireale, regia, intanto in Serie D solo il finale di Palmese e San Tommaso in eccellenza, finale Bocale San Luca 1-1, Bovalinese Morrone 2-1, Locri Paolana 1-1, Trebisacce Sersale 0-2. In promozione vi ricordo Africo Medicucco sempre 1-0, Ionica Calcio Mammola Villese 5-0, Rombiolese Firocaso 0-0, Silese Gioiese 0-0. Andiamo da Ovidio Italiano per il commento finale di Bovalinese Morrone. A te Ovidio. Sì, la partita è terminata da 5 minuti, oramai è finita sul punteggio di 2-1 per il Bovalino. Dobbiamo dire che la Bovalinese doveva assolutamente fare la partita, nel secondo tempo non ha, a mio avviso, fatto quello che andava fatto, cioè lottare su ogni palla così come aveva dimostrato di saper fare nel corso della prima parte di gioco. Da parte sua il Morrone ha sempre tenuto bene il campo, ha sempre saputo controbattere a fare morire sul nascere le azioni di attacco della Bovalinese, per cui la partita nel secondo tempo sembrava essersi stagnata sul risultato dell'1-1. Un calcio piazzato realizzato magicamente da Placanica ha poi alla fine cambiato il risultato, che poi è stato quello finale, per cui da Bovalino il risultato finale 2-1 per la Bovalinese. Grazie Ovidio Italiano, quindi torna alla vittoria la Bovalinese che con questo risultato si lascia dietro in classifica due squadre che sono Cotronei e Trebisacce, vede con attenzione la Paolana ferma a quota 20 e il Gallico Catona ferma a quota 21, potrebbe anche arrivare la salvezza diretta visto che il Soriano è fermo a quota 22, quindi come vedete una classifica molto ristretta soprattutto in coda, stanno per venire anche gli altri finali, ACR Messina Cittanovese finale 2-0, Nola Corigliano è finale 4-1, allora c'è molta attesa anche per ciò che riguarda il Palermo contro il Biancavilla che non riesce a sbloccare in questo momento, vi ricordo il Palermo a 58 punti in classifica, il Savoia 53, andrebbe praticamente a rosicchiare due punti ai rosanero. Allora, se la regia è d'accordo, io farei così, andrei in pausa pubblicitaria cercando poi di collegarci per avere tutti i finali e proporre ai nostri telespettatori tutti i risultati di oggi con le classifiche aggiornate. Via alla pubblicità. Alle crociere più intriganti. Gira il mondo con Full Travel Service. Full Travel è anche servizio navetta da e per gli aeroporti e stazioni. Noleggio auto, moto e minibus. Full Travel in via Cesare Battisti a Siderno. E da oggi anche al centro commerciale La Gru. Ma ci trovi anche su fulltravelservice.it e sui social. Full Travel Service. In viaggio con i tuoi desideri. Dal 1985 Edil Merici ti accoglie nel mondo della casa, dalla progettazione alla realizzazione. Un viaggio che segue l'opera in tutte le sue fasi, dalla struttura grezza alle rifiniture, fino al design d'arredo. La trentennale esperienza del personale guida il cliente nelle scelte a lui più vantaggiose.
Crediamo che la personalizzazione sia la chiave di successo. Ogni progetto è il risultato di scelte su misura, sempre in linea con il budget del committente. La nostra sala mostra non è solo esposizione, ma un laboratorio di idee, progetti e soluzioni, affiancato da un'accurata consulenza professionale, in grado di farti vivere in anteprima 3D la bellezza dei tuoi spazi. Siamo più di 25 persone e condividiamo ogni giorno lo stesso obiettivo. Siamo imprenditori, tecnici, consulenti, designer, ma prima di tutto siamo persone che parlano ad altre persone cuore a cuore. Uniamo funzionalità, design e benessere per creare un nuovo concetto di casa, la tua casa. www.edilmerici.it. Contrada Merici, Locri, Reggio Calabria. Info 0964 23 51 72. Abbiamo puntato tutto sul futuro dei nostri figli, per lasciare loro un mondo più pulito e vivibile. Un mondo in cui possano crescere i loro figli serenamente. Siamo ottimisti per natura e nella natura cerchiamo le risposte alla domanda di sostenibilità. Temi Energy. Il futuro è oggi. Caracciolo, stufe e camini, il sole dentro casa, calore, eleganza e risparmio grazie ai bassi consumi dell'esclusivo sistema Labirinto per il rilascio lento del calore. Modelli capaci di soddisfare le esigenze di tutte le famiglie per un calore perfetto su misura d'ambiente o d'arredamento. Caracciolo, stufe e camini lo trovi a Grotteria Mare sulla strada statale 106. Veste gli spazi del vivere. Calauti e ceramiche, arredo bagno, parquet, porte e scale. L'estate che ricanterai, il giorno che ricorderai. Calauti, il calore che piace alla natura, ti propone caminetti, stufe a legna e a pellet. Calauti si trova a Marina di Gioiosa Ionica. Visitalo in anteprima attraverso il sito web calauticeramiche.com. Semplicemente come sei, esattamente. Dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Cosa facciamo? Ci prendiamo cura della tua bellezza. Medicina estetica, filler, botulino, trattamenti laser, trattamenti anticellulite, trattamento per la calvizia, fisioterapia, posturologia, medicina dello sport, osteopatia, nutrizione, endocrinologia, urologia. Abamed, medicina estetica, bioingegneria dello sport, a Bovalino. Thank you.
now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. E allora, amici telespettatori, stiamo cercando un attimino di trovare anche la disponibilità dei nostri corrispondenti per avere il quadro finale di tutti i campi. Al momento potremmo collegarci, se la regia è d'accordo, con Palermo per verificare il parziale di Palermo-Biancavilla. Eravamo 0-0 prima della pausa pubblicitaria, ma si sta giocando. Vediamo se la formazione rosanero è riuscita a riportarsi in vantaggio. Intanto abbiamo i finali nel campionato di eccellenza, tutti i finali: Bocale-San Luca 1-1, Bovarinese-Morrone 2-1, Cotronei-Scalea 0-0, Isola-Caporizzuto-San Biase 0-0, Locri-Paolana 1-1, Soriano-Gallico-Catona 1-0, Trebisacce-Sersale 0-2. Andiamo da Roberta Mannino. Roberta. Sì, e riesci allo stadio Lorenzo Barbera 2-0 per il Palermo. Bergoli si è azzeccato i cambi, perché sia Filippo che Luca, il nuovo acquisto del Palermo, sono andati a segno. Filippo un grandissimo gol dal limite dell'area, dalla distanza sette della porta. Luca, il giovane che è arrivato dalla primavera del Torino, ha calcio mercato chiuso, ha segnato il secondo gol del Palermo alla sua prima partita con la maglia del Palermo. Un esordio migliore non poteva desiderare il giovane scuola Torino. Certo, quindi 2-0. 2-0. Sì, 2-0. Ok. Il Palermo di fatto salto. Grazie Roberta, se ci dovessero essere delle novità chiaramente ce le comunichi sul gruppo. Intanto sta vincendo nettamente anche il Savoia in casa per 3-0 contro il Licata, per cui dovrebbe essere questo anche questa domenica, non cambia nulla, si avvicina quindi sempre più al traguardo vittorioso il Palermo, che sta vincendo ora per 2-0 sul San Tommaso. Allora abbiamo i finali per quanto concerne anche finale anche Cireale Roccella 3-2, vediamo se riusciamo ad avere anche i finali per ciò che riguarda la promozione. Rombiolese Firogaso è finale 1-0, mi comunicano, e finale anche tra Ionica Mammole e Villese è finita 6-0, Africo Melicucco è finale 1-1, quindi in coda proprio le marcature che hanno stravolto praticamente il quadro, e tutto questo nei secondi finali. Molte partite infatti sono iniziate con qualche minuto di ritardo. Vi ricordo che domenica prossima si festeggerà il Carnevale, ovviamente saremo qui regolarmente ai posti di combattimento per seguire un'altra domenica calcistica calabrese. Andiamo con i risultati, vediamo intanto di aggiornarvi anche quello che sta accadendo in Serie A. Sampdoria Fiorentina 0-5, quindi quinto gol della Fiorentina. Sassuolo Parma 0-1, Juventus Brescia 2-0, ha realizzato Quadrado il gol della sicurezza, possiamo dire. Mancano 5 minuti al termine in Serie A. In Serie B Frosinone Perugia 1-0, Cremonese Trapani 5-0. Per curiosità voglio vedere se è realizzato Ceravolo qualche gol, no, quindi Palombi, Gaetano, Piccolo e Migliore, Palombi autore di una doppietta. In Serie C, vediamo se ci sono novità, siamo quasi al 90esimo, Catania-Regina 0-0, Vibonese-Viterbese finita 3-2, quindi vittoria in extremis per la Vibonese con Emmausso, il gol all'88esimo. Vediamo anche cosa sta facendo il Catanzaro, sta pareggiando, siamo al 90esimo, Catanzaro-Casertana 1-1. Andiamo a darvi i risultati per ciò che riguarda il campionato di Serie D. Eccoli qua, Castrovillari-Marsala 2-2, Acireale Roccella 3-2, Nola Corigliano 4-1, Giuliano FC Messina 1-0, ACR Messina Cittanovese 2-0, Palermo Biancavilla 2-0 si sta giocando, Palmese San Tommaso 2-3, Troina Marina di Ragusa 1-0, Savoia Licata 3-0.
Andiamo nel campionato di eccellenza calabrese, sono tutti finali, Vigor Lamezia Reggio Med 0-2, Soriano Gallico Catona 1-0, Trebisaccio Sersale 0-2, Bocale San Luca 1-1, Bovalinese Morrone 2-1, Cotronei Scalea 0-0, Isola Capo Rizzuto San Biase 0-0, Locri Paolana 1-1. Andiamo al campionato di promozione Girone B, Brancaleone Monasterace 2-0, Archi Bagnarese 3-0, San Giorgio Ravagnese 0-2, Sporting Lido Gioiosa Ionica 0-2, Africo Melicucco 1-1, Stilese Gioiese 0-0, Ionica Mammola Villese 6-0, Rombiolese Filogaso 1-0. Andiamo a vedere le classifiche con gli aggiornamenti in Serie D. Guida il Palermo a quota 60 in questo momento, siamo proprio nei minuti finali, Savoia 53, Giuliano 43, FC Messina e AC Reale 42, Troina 40, Licata 38, Biancavilla 35, ACR Messina 33 insieme al Nola, Cittanovese 32, Castrovillari 29, Marina di Ragusa 24, Marsala 23, Corigliano 22, San Tommaso 20, Roccella 19, Palmese 11 punti. Nel prossimo turno si affronteranno Biancavilla Nola, Cittanovese Giuliano, Corigliano Palmese, FC Messina Savoia, Licata Palermo, Ragusa Cireale, Marsala Troina, Roccella CR Messina e San Tommaso Castrovillari. Classifica del campionato di eccellenza, San Luca 46, Reggio Med 45, Sersale 40, Vigor Lamezia 39, Isola Capo Rizzuto 34, San Biase Morrone 32, Scalea 30, Locri 29, Bocale 26, Soriano 22, Gallico Catona 21, Paolana 20, Bovalinese 18, Trevisacce e Cotronei 16 punti. Nel prossimo turno San Luca Trebisacce, Sersale Isola Capo Rizzuto, Scalea Vigor Lamezia, Gallico Catona Cotronei, Morrone Soriano, Paolana Bovalinese, Reggio Med Bocale, San Biase Locri. Vi ricordo che due partite, San Luca Trebisacce e Sersale Isola Capo Rizzuto, si giocheranno al sabato. Campionato di promozione, Girone B. Classifica, Stilese 55 punti, Gioiosa Ionica 53, Brancalone 45, Filogaso 35, Bagnarese 33, Ionica Mammola 32, Ravagnese Sporting Lido 30, Melicucco 25, Gioiese 24, Archi Africo 23, San Giorgio 22, Rombiolese 18 insieme al Monasterace e Villese 14 punti. C'è il Brancaleone a quota 45 e il Filogaso a quota 34. Chiedo scusa, quindi c'è stato il pareggio, solamente per ciò che riguarda la Rombiolese che in classifica avanza e si posiziona a quota 20, mentre il Filogaso rimane a quota 34 e l'Africo a 23 punti contro il Melicucco che risale a 25. Quindi questa è la classifica, ovviamente aggiornata con i risultati finali. Io avevo fatto già, considerandoli finali, in realtà, come mi suggeriscono dalla regia, ci sono stati questi colpi di coda che hanno visto il Melicucco pareggiare sul campo dell'Africo per 1-1 e la Rombiolese battere il Filogaso nel derby per 1-0. Nel prossimo turno Bagnarese Stilese, Filogaso Archi, Gioiese Brancaleone, Gioiosa Ionica Africo, Ravagnese Rombiolese, Melicucco San Giorgio, Monasterace Ionica Mammola e Villese Sporting Catanzaro Lido. Vediamo anche i finali per ciò che riguarda il campionato di prima categoria. Abbiamo Badolato Guardavalle 0-0, Città di Lamezia Real Pizzo 0-1, Calimera San Calogero 0-1, Real Mileto Campora 0-3, Vigor Nicotera 3-1, in seconda categoria, ma non sono finali, Audax Ravagnese Varapodio 0-1 e finale invece Campese Ierax 2-2, in terza categoria finali Tauri Anovese Saline Ioniche 2-0, CSPR San Giorgese 0-0, Rizziconi Antoniminese 5-0, Siderno Mamerto 3-0. Bene, possiamo chiudere anche questa 22esima puntata di Domenica in Campo in onda qui su Telemia. Sono le 16.50, devo ringraziare chiaramente tutti i nostri sponsor, tutti quelli che ci hanno seguito in televisione o sui social oppure sul nostro streaming www.telemia.it. Grazie a Giuseppe Mazzaferro, il nostro editore, grazie alla nostra regia con Ilario Chiera, Domenico Tassone, Vladi Kajov, grazie a Raffaele Musumeci che ha seguito Cireale Roccella, Fabrizio Frasca, Castrovilla di Marsala, Roberta Mannino, Palermo Biancavilla, Edoardo Proto, ACR Messina, Cittanovese, Domenico Geria, Bocale San Luca, campionato di eccellenza, Ovidio Italiano, Bovalinese e Morrone, Pino Gagliano e Stefano Marra che hanno seguito Locri Paolana, poi Franco Vetrano, campionato di promozione che ha seguito Stilese e Gioiese, poi Davide Palamara, Africo Melicucco e Michela Ferraro che ha seguito
sito Ronviolese Filocaso. È tutto anche per questa domenica. Vi ricordo domani sera l'appuntamento con Pino Gagliano e Gesualdo Albanese, con tutti in campo, gli ospiti, le immagini di questa domenica importante sia per quanto riguarda l'alta classifica che la bassa classifica. Mancano 8 giornate al termine del campionato di eccellenza e di promozione, 10 in quella di Serie D. Vedremo quello che accadrà. Intanto noi vi rimandiamo l'appuntamento a domenica prossima, sempre qui su Telemia e sulle frequenze di Radio Siderno La Cometa. Arrivederci.